Interrompi così il telefono funziona. Ma no, si vede il nome, si vedrà cosa vedo. Attiva proprio se spegne. Ah, ora è attivato.
Allora iniziamo la giornata. Buongiorno a tutti. Questo che presentiamo oggi è uno strano rapporto, dico strano perché ci sono perlomeno vari motivi per giustificare questa parola. Ma intanto perché la modalità con cui lo facciamo è un po' diversa dal solito e quindi ci mette anche un po' in difficoltà non vedere in faccia tutti gli interlocutori, ci mette sempre un po' in difficoltà. Ma questa è anche una delle innovazioni importanti che ci ha introdotto questo virus. Il secondo motivo è un pochino questo. Se voi in passato, noi più o meno in questo periodo, tutti gli anni, ormai perlomeno da 40 anni, facciamo un rapporto sull'economia toscana ed è un rapporto che racconta quello che è successo l'anno prima. Quindi oggi noi avremmo dovuto fare un rapporto sull'economia toscana del 2019. Capite bene che il 2019 oggi non interessa a nessuno, passerà la storia come un anno dimenticato. Anche se qualche segnale interessante c'era anche in quell'anno, ma ci hanno dimenticato. Il virus ci ha costretto assolutamente a concentrarci su quello che è successo e noi abbiamo sempre fatto nei nostri rapporti, il nostro tentativo è sempre stato quello di raccontare i fatti recenti, l'attualità, ma di collocarla anche all'interno di quello che è il sentiero di sviluppo di lungo periodo della nostra regione, perché per capire anche qual era il futuro che ci aspettava. C'è un disturbo che mi viene da qualcuno, chiederei di togliere il microfono. Il tentativo è sempre quello di collocare scusate, ma è davvero un disturbo di fondo che mi impedisce di sentire. Il Covid ha interrotto questo sentiero ed è il secondo evento particolarmente negativo che ha colpito la nostra economia negli ultimi anni. Pensiamo alle vicende del 2008, al fallimento famoso di Lehman Brothers e le conseguenze che ci sono state. Ecco, nel ricordare questo, io vorrei riprendere una presentazione che feci alcuni anni fa, esattamente nel dicembre del 2009, ricordando solo un'immagine, passando per le vie di Firenze, in particolare per Borgo Pinti, avevo fatto questa foto. Una crisi così non si era mai vista. Ecco, credo che questa frase oggi vada assolutamente ripresa, rafforzata, perché effettivamente questa crisi che stiamo vivendo non l'abbiamo mai vista in questi termini. Quindi questo rapporto racconta quali sono state le conseguenze pesanti e drammatiche di questa crisi sulla nostra economia. Vedete il rapporto che abbiamo consegnato, che consegneremo, un rapporto molto denso di informazioni, di notizie, di indicazioni, anche molto ampio rispetto anche al solito. Quindi e lì troverete alcuni punti, che alcune riflessioni che dentro la presentazione di oggi non ritroverete. Quindi una crisi molto preoccupante, molto grave, che più o meno sapete tutti, ha colpito, tutti dicono queste percentuali, insomma siamo sempre intorno al 10%, 10% è tanto, ricordiamo che nel 2009 la caduta era stata del 5%, cioè il 10% è tantissimo. Quindi ci riporta indietro come livelli di reddito a livelli del 1995. Quindi veramente, come dire, 25 anni di storia perduti da questo punto di vista. Però la gravità di questa crisi sta intanto anche nell'attualità, nel senso che aver perso molto è grave, ma è grave perché questa perdita è stata disuguale, sono aumentate le disuguaglianze, comunque le si guardano tra le persone, tra le imprese, tra i settori, tra i territori. E questo è un elemento che impone degli elementi di urgenza, di preoccupazione, anche di tenuta sociale di questo sistema. Il secondo aspetto rilevante, spesso dimenticato, perché l'emergenza è talmente forte da farci dimenticare appunto il sentiero percorso e il sentiero che potremo percorrere. Ecco, in questi anni la crescita strutturale, tendenziale del nostro sistema si era fortemente contratta. Ricordate, prima del 2008 si parlava di rischio declino del nostro paese, quindi crescita lenta, eravamo gli ultimi in Europa. Le due crisi, quella del 2009, 2008-2009 e quella attuale, ci hanno portato ancora in basso. E qual è l'elemento di preoccupazione in più? Che la capacità produttiva di questo sistema, cioè i due fattori produttivi, lavoro e capitale, i due fattori che messi insieme consentono al sistema di crescere, si sono fortemente ridimensionati in questi anni.
Capitale si è perso, il capitale produttivo si è perso, il lavoro, quantità di lavoro, la produttività del lavoro è rimasta ferma, quindi la capacità del sistema di crescere è una capacità che è rallentata. E di qui l'importanza di un messaggio che l'IRPET ha sempre dato, da tempo ha sempre dato, quello del rilancio degli investimenti insieme a essi, con un'occupazione adeguatamente qualificata, per rilanciare il sistema produttivo. Io mi limito a questa introduzione, poi cederò la parola agli altri, e volevo nel cedere però la parola ai miei colleghi dell'IRPET, nell'ordine Ezzi e Ciclone, volevo introdurre un elemento personale, molto brevemente, perché il rapporto dell'IRPET è una lunga tradizione che mi ha visto protagonista per molti anni. Questo è per me l'ultimo rapporto, nel senso che con la nuova legislatura ovviamente il mio ruolo cessa, quindi è l'ultimo rapporto. Quindi nell'ultimo rapporto c'è anche un po' l'elemento di nostalgia, un pochino, però come dire, passo con piacere il testimone ai miei colleghi che appunto hanno curato completamente questo rapporto e che credo siano assolutamente in grado di proseguire la storia felice fino ad oggi dell'IRPET. Quindi passo immediatamente la parola a Leonardo Ezzi. Io devo condividere lo schermo, spero che mi sentiate. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie per la vostra partecipazione. Il mio compito, un po' come diceva Stefano, è quello di illustrarvi il quadro macroeconomico attuale e cercherò di farlo con pochi numeri anche perché negli ultimi mesi siamo stati sommersi dai numeri e quindi preferisco farlo utilizzando poche informazioni. Alcune di queste d'altra parte sono informazioni che noi raccogliamo un po' a consuntivo, visto che ormai il 2020 è iniziato da più di 6 mesi. A questo proposito partirei proprio dall'indice della produzione industriale regionale, che secondo le nostre stime è calato del 22% nei primi 4 mesi dell'anno rispetto ai 4 mesi del 2019. Sostanzialmente un quarto della produzione industriale è scomparso. La Toscana, assieme alle Marche, è la regione che maggiormente ha sofferto da un punto di vista industriale questa fase. Questo sia perché è particolarmente specializzata proprio in quelle produzioni, in quei settori che più di altri sono stati colpiti dal lockdown, e anche perché noi, avendo più intensi rapporti di fornitura con paesi asiatici, abbiamo risentito prima degli altri anche il contraccolpo economico, anche prima di quanto potesse essere accaduto nel nord Italia. Per noi sono bloccate le catene di fornitura e questo ha in qualche modo impattato sulla nostra produzione industriale. Questa era per darvi la dimensione dell'impatto sull'industria che hanno avuto i primi 4 mesi dell'anno. Oltre al danno nel settore industriale, è possibile avere una prima stima però anche del mondo dei servizi. Questa volta prendo in considerazione solo i primi 3 mesi dell'anno. Ecco, il complesso dei servizi privati, quindi esclusa la PA, escluso anche i servizi finanziari, hanno osservato una forte battuta d'arresto che noi stimiamo attorno all'8%, 8,2% nel primo trimestre. Come vi dicevo, non è incluso aprile, quindi stiamo includendo anche i numeri di aprile, questo farà sicuramente peggiorare questo dato, ma soprattutto c'è un aspetto preoccupante, che in questi numeri, proprio perché riguardano il primo trimestre, non sono inclusi ancora la gran parte degli effetti negativi che ci si aspetta nel comparto turistico, soprattutto in riferimento alla mancanza dei turisti stranieri. Quindi sicuramente il mondo dei servizi andrà a peggiorare questo dato, mentre per quanto riguarda il mondo dell'industria ci si aspetta che quello che vedete sul vostro schermo sia un po' il punto più basso del nostro andamento annuale. Infine, conosciamo anche a consuntivo ormai i dati riferiti al primo trimestre delle esportazioni estere della Toscana. Ovviamente le esportazioni estere risentono del ciclo con un naturale ritardo, sono il momento in cui vengono spedite le merci, quindi è una fase successiva alla produzione e per questo motivo dovrebbero essere state tutelate un po' i dati rispetto all'impatto negativo della crisi. Nonostante questo, però, nonostante diciamo, non dovrebbero cogliere appieno l'effetto negativo della crisi, il dato ufficiale indica per la Toscana un valore attorno allo zero. Ora, questo colloca il dato ufficiale collocherebbe comunque la Toscana leggermente meglio del resto d'Italia.
sono le barre più chiare che vedete in questo grafico. Se andiamo però a depurare, come noi facciamo sempre, il dato grezzo, diciamo, quello ufficiale, da alcune grandezze che hanno poco a che fare con il sistema produttivo, e noi togliamo sempre di solito i metalli di base preziosi, l'oro, i lingottini e anche la raffinazione di petrolio, perché poco hanno a che vedere con il sistema produttivo, allora scopriamo che la variazione dell'esportazione nominale è pari al meno 5,7% già nel primo trimestre dell'anno. Ora, visto che il commercio mondiale nei prossimi mesi non andrà sicuramente a migliorare, anzi, noi stimiamo che a fine anno il volume a prezzi costanti delle nostre esportazioni crescerà in negativo, quindi calerà del 18,6% rispetto a quanto fatto nel complesso del 2019. Andando avanti e passando, diciamo, alle nostre previsioni su base annua, uno degli elementi che mi piace prendere in considerazione riguarda gli investimenti. Perché? Perché è un aspetto sul quale abbiamo puntato molto da anni e sul quale si concentra buona parte della nostra preoccupazione. Ecco, anche in questo caso mi tocca segnalare una forte battuta d'arresto per gli investimenti, che noi prevediamo attorno al 16%. È un crollo vero e proprio quello che avverrà nel 2020. Secondo le nostre stime, è un dato che è in linea con l'andamento italiano, eh. Però diciamo questo non si può dire mal comune me mezzo gaudio in questo caso. Ora su questo punto ci tornerò poi, alcuni accenni li ha già fatti Stefano. Vado oltre e prendo in considerazione un altro aspetto, perché c'è da considerare anche il fatto che questi mesi hanno lasciato traccia, ferita, diciamo, sulle persone, sui consumatori. C'è un clima di incertezza e di preoccupazione verso il futuro che probabilmente non ha precedenti, e questo ha modificato ovviamente la fiducia dei consumatori, rendendoli più cauti nelle spese. Tant'è che noi stimiamo a livello nazionale, ma analogamente anche a livello regionale, un aumento del tasso di risparmio che crescerà dal 9%, dal 9,2% a quasi il 16%, un balzo di oltre 6 punti percentuali che, vi dico la verità, io non ho memoria di rintracciare nelle statistiche ufficiali. Questo porterà ad una contrazione dei consumi dei residenti molto pesante, perché stimiamo una caduta in termini reali dell'8%, e se aggiungiamo a questa caduta del consumo dei residenti il calo imponente del consumo dei turisti, soprattutto per la componente straniera, nel complesso avremo una caduta delle spese delle famiglie all'interno della nostra regione che stimiamo essere all'11,9%. Ecco, questo è il complesso di elementi che compongono il quadro macroeconomico per il 2020, e da qui, da questi numeri, noi ricaviamo le stime per il PIL, che secondo quanto proviene dai nostri modelli dovrebbe diminuire dell'11% rispetto al 2009, al 2019, scusate. Se si realizzasse, si tratterebbe di un crollo, del più pesante crollo mai osservato nelle statistiche ufficiali. L'Italia farà leggermente meglio, e il fatto che la Toscana avrà un andamento peggiore dipende essenzialmente da una maggior specializzazione proprio verso quei settori più colpiti dal lockdown, ma soprattutto mi verrebbe da dire anche da una forte propensione ad esportare, che nel passato era sempre stata veicolo di crescita e che in questo caso invece è più facilmente veicolo di danno. E poi da una forte specializzazione, una relativamente più forte specializzazione nel settore turistico, nel comparto turistico, che tra tutti è probabilmente il fenomeno economico che maggiormente è stato colpito da questa pandemia. Ecco, se si realizzasse questo risultato, dicevo, ritornando indietro nel tempo, nell'ultimo secolo, abbiamo fatto peggio di questo numero solo nel 1943 e nel 1944. Quindi non aggiungo altro su questo commento. Badate bene, si tratta di uno scenario di ipotesi, basato su ipotesi, diciamo, ottimistiche. Perché? Perché abbiamo assunto una normalizzazione, lo vedete dal profilo di quelle barre, che si va a diminuire nel corso del tempo. Quella è la misura del danno prodotto in corso di anno rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Ecco, noi abbiamo assunto una normalizzazione rapida dei processi produttivi, con un ritorno alla normalità entro dicembre di quest'anno. Diciamo che se questo andamento fosse più lento, non portasse alla normalizzazione entro dicembre 2020, ma portasse alla normalizzazione dei processi produttivi entro dicembre 2021, allora il calo in questi mesi sarebbe ancora più pesante. Stimiamo in questo secondo scenario una caduta del 13,6% e del 12,1% per l'Italia. Allo stato attuale ancora noi propendiamo per l'11%, pensiamo che sia lo scenario ancora
più attendibile. Comunque sia, anche se si realizzasse lo scenario, diciamo, più ottimistico, questo dell'11%, è evidente che si tratta di numeri, diciamo, talmente brutti da far venire voglia in qualche misura di tornare al passato, quasi guardando al passato con un senso di nostalgia. Ecco, se lo facessimo, secondo me saremmo becchi e bastonati, perché il ritorno al passato non può essere un nostro obiettivo, sarebbe un problema avere quello come obiettivo. Provo a spiegarvelo con tre numeri, giusto tre numeri. Il primo, che riguarda la crescita. Secondo le nostre stime, lo accennava un po' anche Stefano prima, nel 2019 effettivamente abbiamo avuto un aumento del PIL, è stata una crescita dello 0,9%, che è stata anche superiore a quella italiana, perché stimiamo per l'Italia un più 0,3%. Nonostante questo, direi che c'è poco da essere contenti, visto che è un dato ben lontano da quel risultato minimo che noi tutte le volte riusciamo a essere tra l'1,5 e il 2% di crescita, che è necessario a mantenere il nostro livello di benessere, ecco, quantomeno a mantenerlo. In più è un dato in rallentamento. Diciamo, è un dato che, se facciamo il confronto con i quinquenni precedenti, vediamo che c'è uno smussamento della crescita. Siamo un'economia, e mi riferisco a quella toscana, ma in generale si può parlare anche di quella italiana, che si stava pian pianino spegnendo anche prima del virus. Il virus ha dato un'ulteriore botta, ma come vedete da questi numeri che si fermano al 2018 e poi se ci aggiungete il 2019, era un'economia in progressivo rallentamento. C'è qualcuno che potrebbe dire: vabbè, però diciamo abbiamo un elemento forte, siamo sempre stati in grado di esportare e è stato un elemento di successo soprattutto negli ultimi 10 anni, ed è vero, eh? Per certi versi è confermato anche nel 2019, secondo le informazioni che abbiamo, anche una volta che abbiamo depurato, diciamo, i numeri da comportamenti anomali su mercati e da parte di settori, diciamo, che sono un po' anomali. Il valore della crescita in termini reali che noi stimiamo per il 2019 per le esportazioni è pari al 5,9%, molto più della media italiana, molto più delle regioni principali, anche mi verrebbe da dire. Ciò nonostante, però, permane anche nel 2019 quell'apparente, diciamo, anomalia che noi abbiamo sottolineato anche altre volte e che voglio risottolineare ora. Crescono le esportazioni, crescono molto, come hanno fatto in tutto l'ultimo decennio e più, ma non cresce la produzione industriale, cioè non si vedono gli effetti sulla produzione industriale di questa forte crescita delle esportazioni. Esiste una sorta di disaccoppiamento che ormai, essendo più di un decennio, è una sorta di fenomeno strutturale della nostra economia. In parte, diciamo, questo è giustificato dal fatto che la domanda esterna è solo una parte della domanda aggregata, c'è poi la domanda interna che strutturalmente è depressa da noi, in Italia ormai da decenni. Finché, voglio essere chiaro anche su questo punto, finché non risolviamo questo problema della domanda interna strutturalmente depressa, non torneremo mai a crescere. In parte questo dipende però anche dal fatto che importiamo più che nel passato, molto di più che nel passato. Verrebbe da chiedersi se importiamo troppo rispetto a quanto importavamo prima. E per farlo passo all'ultimo, salto sull'ultimo numero che vi volevo citare, che riguarda gli investimenti. Nel 2019 gli investimenti sono cresciuti, sì, ma sono cresciuti, come vedete, dell'1,5%, veramente poco, rispetto soprattutto se prendiamo in considerazione tutto quello che si è perso negli ultimi 10 anni. In più, nel 2018-19, 2017-18 avevamo avuto dei tassi di crescita un po' più intensi. Questa volta l'1,5% c'è un rallentamento. Siamo in una nuova fase di rallentamento dell'accumulazione produttiva. Significa, in poche parole, che non stiamo rinnovando il nostro sistema produttivo, quantomeno non lo stiamo rinnovando a sufficienza. Anzi, vorrei essere ancora più drastico. Significa che non lo stiamo per niente rafforzando, forse lo stiamo lasciando andare verso un indebolimento. Ecco perché importiamo di più. Ora, io non ho un pregiudizio verso le importazioni, importare di più non è di per sé un male. Se importi tecnologia che serve a renderti più competitivo, a maggiori importazioni dovrebbe corrispondere anche maggiore crescita. Questo non sarebbe assolutamente un problema. Il problema è cercare di distinguere, di capire quando si importa come effetto di una strategia proattiva di crescita e quando invece si importa come espressione di un elemento di debolezza. Proprio per cercare di dare una prima risposta, un tentativo di risposta a questo quesito, abbiamo stimato una relazione
tra crescita del PIL e incremento della dipendenza dall'estero dei nostri processi produttivi. L'abbiamo stimato un po' per tutti i paesi europei, anche perché è un fenomeno che riguarda un po' tutti, c'è un'intensificazione della dipendenza dall'estero un po' per tutti. La linea blu indica il comportamento che potremmo definire normale. Stare sulla linea o al di sopra della linea vuol dire trarre, diciamo, dei benefici dall'internazionalizzazione delle filiere produttive. Stare al di sotto vuol dire ovviamente il contrario, quindi vuol dire quasi subire i processi di internazionalizzazione. È quasi una sorta di espressione di debolezza. Ecco, come vedete, l'Italia è quel punto in azzurro. L'Italia è tra i paesi, diciamo, principali e tra le aree anche a maggior vocazione industriale, è quella più distante da un comportamento normale. Certo, questa non è, non voglio che sia la prova definitiva, però insomma è un forte segnale di un processo di deindustrializzazione che avvolge il nostro paese e che colpisce, ahimè, anche la nostra regione. Ora, questi ve li richiamo brevemente, sono gli elementi. Io ne ho citati tre, ne ho presi ad esempio tre. Sono alcuni elementi che mi fanno ritenere che non sia desiderabile il ritorno al passato. Sarebbe meglio volgere lo sguardo al futuro e avere un obiettivo diverso, di cambiamento. Tant'è che la frase che forse adesso va per la maggiore è: abbiamo una grande occasione, usiamo la crisi come una grande occasione per cambiare. Ed è vero, è una grande occasione. Quello che non viene detto però è che non è che abbiamo tante alternative, forse è l'ultima occasione, se non vogliamo avere, se vogliamo quantomeno avere una chance di evitare un ultimo colpo, un po' come diceva Eminem, one shot, se vogliamo sfuggire dal sentiero inerziale, un sentiero che ci condurrebbe, se si realizzasse, ad un progressivo ulteriore indebolimento della crescita rispetto a quello che vi ho fatto vedere. Ora, io credo che sia ancora possibile intervenire, però, diciamo, il segnale che vi volevo dare è che il tempo sta un po' scadendo. Il destino è, diciamo, legato al sentiero inerziale, è quello che ci porta a queste stime con le quali vado a concludere. Nel prossimo anno, 2021, avremo un effetto rimbalzo, sì, però sarà contenuto e sarà anche più lento di quello delle altre regioni e non ci consentirà se non di recuperare parzialmente dalla battuta d'arresto. Ma l'elemento più preoccupante è che questo vagito di crescita, di ripresa, sostanzialmente si spegnerà subito. Ecco. E noi ci allineeremo a una crescita anche inferiore all'1%. Stando a questi numeri, noi torneremo ai livelli del 2019 non prima del 2030. E vi ripeto, diciamo, questi sono numeri basati su ipotesi relativamente ottimistiche, che non è detto che si realizzino, anzi, esistono importanti rischi a riguardo che potrebbero anche inficiare queste stime. Ve ne cito due in chiusura. Uno è il fatto che ci potrebbe essere una seconda ondata. Abbiamo detto che lo scenario di base per noi era una diminuzione dell'11%. Evidentemente, se ci fosse una seconda ondata che imponesse di chiudere anche parzialmente, e quando dico parzialmente dico con danni magari anche inferiori rispetto a quelli del trimestre marzo-aprile, diciamo la metà dei danni. Ecco, se si verificasse questa circostanza, si avrebbe un crollo del PIL non dell'11, ma del 13,5%, cioè un danno ulteriore di 2,5-3 in termini di PIL. Si tratta di 45 miliardi di euro, 45-50 miliardi per l'Italia. Questo è su per giù, grosso modo, il costo della seconda ondata. C'è poi l'ultimo, diciamo, elemento con il quale concludo di rischio, e che secondo me è anche quello più subdolo e più pericoloso, e riguarda, diciamo, la possibilità di un aumento forte della mortalità di impresa. Il rischio che ci troviamo di fronte è proprio quello di un incremento. Per ora siamo solo in una fase iniziale di questo studio. Abbiamo per ora solo studiato la relazione tra mortalità e indice della produzione industriale. Data questa relazione e viste le aspettative in termini di crollo della produzione industriale, siamo in grado di stimare le ultime due colonne, quelle che vedete 2020 A e B. Ecco, vedete, c'è un aumento notevole della mortalità anche al di sopra dei livelli osservati nel 2008-2009 e c'è una contrazione della natalità. Questo cosa significa? Che rischiamo di andare incontro a una contrazione della base produttiva, che sarebbe difficilmente correggibile come effetto. Ecco, sarebbe un effetto che rimarrebbe con noi a lungo. Questo effetto produrrebbe un tasso di crescita potenziale per la regione attorno allo 0,5% medio anno nel prossimo decennio. Se ci fosse una seconda ondata di crisi e questa selezione portasse a mandare via imprese magari efficienti, le più, in parte anche quelle dinamiche, più esposte da un punto di vista finanziario, ma le più dinamiche da un punto di vista di crescita, il nostro tasso di crescita potrebbe calare ulteriormente. Evidentemente
E con questo concludo, si tratta di numeri che non sono in linea con le nostre aspettative e che non ci consentirebbero di far fronte ad alcuni importanti problemi, tra tutti quelli sul mercato del lavoro e sulla distribuzione del reddito, che ora Nicola ci spiegherà. Io con questo ho finito e lascio la parola a Nicola mentre cerco di uscire dalla mia condivisione. Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Vediamo se riesco a condividere la presentazione. In realtà non parte, contrariamente alle attese. Vabbè, quello che volevo raccontarvi, mi sentite? Se qualcuno, ok, perfetto, vedo che mi sentite, poi qualcuno mi verrà ad aiutare perché non, la presentazione non si innesca. Quello che volevo raccontarvi era proprio partire da dove ha concluso, diciamo, chi mi ha preceduto. E quindi, come dire, punto primo, non, come dire, raccontare la preoccupazione per l'evoluzione della congiuntura. E punto secondo, come dire, sottolineare, diciamo, l'incertezza degli scenari e punto terzo, diciamo, richiamare appunto l'urgenza di scelte radicali, che poi un po' la sintesi fedele, diciamo, della precedente relazione, e anche il messaggio di fondo che vorrei continuare a comunicare appunto con il mio intervento. Quindi partirei proprio, cioè, da qui, cioè dalla preoccupazione per l'evoluzione del quadro economico e sociale, e in effetti, come dire, la vignetta è un po' amara, però colpisce nel segno, nel senso che c'eravamo, come diceva anche Stefano, come ha raccontato anche Leonardo, appena ripresi dalla più grave crisi mai vissuta dal dopoguerra, e la sera del 9 marzo alla televisione compare Giuseppe Conte che annuncia che non c'è più tempo, troppi morti, troppi feriti, e dal giorno successivo il paese si deve chiudere, deve chiudersi e si deve fermare tutti tranne i lavoratori dei servizi essenziali. Quindi da lì in poi c'è tutto un fiorire di statistiche e dati che assumono inevitabilmente, diciamo, un segno negativo. Ora, il problema non è tanto, diciamo, l'intensità della caduta, quanto anche il modo in cui si manifesta questa caduta, cioè in modo asimmetrico. Per cui noi abbiamo una serie di costi di cui ancora magari non sappiamo quantificare bene la dimensione complessiva, però con certezza sappiamo che sono costi che sono distribuiti in modo disuguale. Questo rischia da un lato di essere, appunto, provocare come dire, costi che possono essere per alcuni insopportabili. Tutto ciò rende naturalmente più complicata la gestione del problema. Un problema che è semplice da raccontare, no? Ai primi di marzo chiudono le attività ricettive, chiudono le attività commerciali, tutto questo in concomitanza con la partenza, diciamo, della stagione turistica, chiudono le attività culturali, segue poi il blocco delle attività industriali, quindi quello che noi osserviamo è, come dire, il blocco degli avviamenti nel mercato del lavoro. Per il 1 marzo e il 31 maggio noi abbiamo una caduta consistente, diciamo, di avviamenti, meno 64%, meno 88.000 avviamenti in meno, esclusi gli avviamenti che si hanno nella pubblica amministrazione e nell'istruzione. E con una caduta che è particolarmente consistente, cioè il mese più duro è stato ovviamente aprile, con 47.000 contratti avviati in meno, l'86% in meno. E con maggio, diciamo, poi negli ultimi 10 giorni, in particolare, si osserva un graduale riavvicinamento, diciamo, dei volumi degli avviamenti alle più fisiologiche dimensioni degli anni precedenti. Questo è un dato positivo. Certo, i danni occupazionali, diciamo, non saranno purtroppo rapidamente recuperabili, però la flessione occupazionale, questo aspetto in qualche modo, le sue dimensioni peggiori, sembra si stia arrestando. Nel frattempo, chiaramente, tutte le tipologie di contratto hanno avuto variazioni negative, ma sono soprattutto i contratti a tempo determinato quelli che sono crollati, e allora imputabile al 75% della perdita complessiva degli avviamenti. Altro dato significativo: degli 88.000 avviamenti in meno, circa 40.000, cioè poco meno della metà, sono invece le mancate assunzioni nel turismo. Quindi è sul turismo e sui contratti a termine che ovviamente si è scaricata la quota prevalente, diciamo, dell'impatto negativo della pandemia. Allora, in virtù, diciamo, di queste dinamiche, noi al 31 maggio, che è l'ultimo giorno per
l'ultimo dato disponibile, noi osservavamo, 31 maggio di quest'anno, 53.000 addetti in meno, cioè una caduta di addetti, di lavoratori alle dipendenze, di circa 53.000 unità rispetto al 31 maggio 2019. Ed è un risultato che dipende da due componenti, facilmente intuibili, diciamo. La prima è che meno persone entrano e sono entrate, diciamo, nel mercato del lavoro rispetto al passato, questo tanto nella componente degli esordienti che in quella dei nuovi contratti per chi era precedentemente cessato. E poi invece ovviamente più persone sono uscite, diciamo, dal mercato del lavoro, e in virtù di ciò, diciamo, abbiamo meno una quota più bassa di persistenti, cioè di persone ancora presenti, 14.000 in meno rispetto al passato, e questo nonostante, tra l'altro, le maggiori trasformazioni che hanno aumentato il numero dei persistenti con lo stesso datore di lavoro, tuttavia, diciamo, non controbilanciate dagli ancora presenti, ma in un nuovo rapporto di lavoro che invece calano in maniera consistente. Quindi abbiamo complessivamente negli ultimi mesi, su base annua, osservato una presenza di contratti più stabili, ma in generale meno rapporti di lavoro rispetto a prima, anche grazie ai rapporti più stabili e all'applicazione del decreto dignità. Quindi una breve digressione, probabilmente credo sia opportuno farla sul decreto dignità, anche perché, diciamo, è un tema di attualità, perché è una digressione in qualche modo sollecitata anche dalle proposte che in giro sono state fatte, dall'intenzione di allentare i vincoli, diciamo, che ostacolano il ricorso al tempo determinato, quindi abolire e modificare il decreto dignità, che è un po', se ci pensiamo bene, un po' la costante in qualche modo della nostra storia, no? Quando non si hanno grandi margini di manovra, ampie risorse da mobilitare, ecco che torna in auge delle riforme a costo zero, fra cui ci rientra la deregolamentazione ovviamente del mercato del lavoro. Un po' l'assunto di fondo è che il decreto dignità ridurrebbe l'occasione di lavoro ai tempi determinati, questo nell'era pre-Covid, ma anche maggior ragione ovviamente in questa fase. Tuttavia direi che questo è un assunto confutabile sotto vari punti di vista, che vorrei appunto condividere con voi. Intanto perché, diciamo, occorre sempre ricordare che il lavoro non si perde né si crea per decreto. Pensare, diciamo, che in questa fase basti allentare i vincoli, no? Perché i datori poi possano prorogare tempi determinati in scadenza, significa in qualche modo, come dire, alla fine dei salmi, barattare qualcosa di certo, cioè maggiori diritti in cambio di qualcosa di molto incerto, che sono le maggiori attivazioni. E poi perché, se proprio empiricamente andiamo a vedere quello che è successo con il decreto dignità, quindi prendiamo i lavoratori cessati a tempo determinati nella fase pre-post decreto dignità, cioè pre-post luglio 2018, e vediamo cosa accade loro nei 6 mesi successivi, e controlliamo per tutto quello che è controllabile e anche per le variabili relative al ciclo che possono influenzare l'esito osservato, quello che osserviamo dopo l'applicazione, diciamo, del decreto dignità è, per chi precedentemente cessato a tempo determinato, una minore probabilità di ritrovare un tempo determinato, ma una maggiore probabilità di ritrovare un tempo indeterminato, senza che questo, diciamo, abbia precluso le occasioni di lavoro, che non diminuiscono. Quindi il decreto di per sé non ha di fatto contratto le occasioni di lavoro, dice, ma ora siamo in una fase diversa. Intanto la tesi era che il decreto frenava il lavoro a prescindere, e non è vero, ma in ogni caso, diciamo, pensare che possa risultare utile cancellarlo in questa fase per incentivare la proroga dei tempi determinati suona un po' come un po' un'illusione, perché noi abbiamo a che fare ora con un congelamento tale delle occasioni di lavoro, che dipende da uno shock, quello che ci ha raccontato Leonardo, no? Uno shock potente sia dal lato dell'offerta con il lockdown e poi successivamente dal lato della domanda, che pensare di modificare questo shock con un cambio normativo è un po' come svuotare l'acqua, diciamo, del mare con un cucchiaino. Quindi intendo dire che la caduta della domanda di lavoro è tale che ci vuole ben altro, diciamo, per riattivarla, e il ricorso ai cambi di regole, alle politiche di regolamentazione per modificare e incidere fenomeni così importanti è come dire direi, da questo punto di vista, una vana illusione, perché appunto la caduta della domanda di lavoro è tale che per riattivarla ci vuole ben altro. Ed è, ecco, qui vorrei tornare, diciamo, poi agli aspetti più attuali della congiuntura, quelli che richiamava anche Stefano sul tema delle disuguaglianze, una caduta, quella della domanda di lavoro, che si manifesta in modo disuguale, no? In modo molto disuguale, perché per esempio sei un lavoratore stagionale, sei un lavoratore a termine, sei ovviamente più di rischi, e questo spiega la maggior contrazione di addetti, quindi di lavoratori che noi abbiamo osservato fra le donne, i giovani e la popolazione straniera, in particolare appunto donna, giovane e straniera,
è la combinazione più sfortunata di tutte. E naturalmente per le medesime ragioni, cioè questa combinazione, no, che noi osserviamo fra settore, stagionalità e durata dei contratti, spiega anche la diversa distribuzione della caduta degli addetti fra i territori. Noi osserviamo le perdite maggiori nelle aree del turismo balneare e quelle dell'agriturismo, e le perdite invece più basse nelle aree del Made in Italy, che registrano una perdita più contenuta. In generale, c'è da dire che tutte le aree manifatturiere, che sono quelle che paradossalmente sono state più coinvolte nel blocco produttivo, cioè quelle che hanno avuto più addetti coinvolti nel lockdown, sono anche quelle che hanno avuto perdite di addetti inferiori alla media regionale. Questo perché, diciamo, sono aree in cui vi hanno maggior presenza di contratti stabili, appunto le aree manifatturiere. Pensate quindi quanto è importante il valore quindi di una presenza manifatturiera dentro un motore di sviluppo di una regione, anche per questo motivo. Sono contratti stabili che sono attualmente non licenziabili, e poi appunto per il conseguente forte ricorso alla cassa integrazione. Quindi sono aree che, come dire, hanno perso meno addetti, quelle manifatturiere e industriali, ma che hanno una quota maggiore di addetti, potremmo così dire, sospesi. Quindi sono, se la passano meglio come aree, ma sono ovviamente a rischio. E quindi arriviamo, diciamo, al secondo punto, che è quella, diciamo, del bilancio complessivo dei costi della pandemia, cioè un po' quello anche che sottolineava precedentemente Leonardo, cioè l'incertezza degli scenari. È un'incertezza che, come dire, dipende dal fatto che sostanzialmente, ecco, guardiamola dal punto di vista del lavoro, noi abbiamo un altissimo numero di posti di lavoro che sono congelati con il blocco dei licenziamenti e congelati con il ricorso alla cassa integrazione. Quindi se prendiamo i dati, noi fra aprile e maggio abbiamo autorizzato circa 76 milioni di ore di cassa integrazione, quando l'anno precedente, fra aprile e maggio, ne erano stati utilizzati 4-6 milioni. Quindi questo per capire l'ordine di grandezza del problema. Questo significa sostanzialmente, se traduciamo queste ore in potenziali lavoratori, 364.000 potenziali lavoratori che hanno ricevuto un assegno per sospensione e riduzione delle ore lavorate. Quindi cosa accadrà? Qui il termine, il problema dell'incertezza, cioè cosa accadrà quando nel mercato del lavoro le ore di cassa integrazione torneranno ad avere quindi un andamento, un volume più fisiologico, quando termineranno, diciamo, i licenziamenti? Nessuno può dirlo, perché appunto le variabili in gioco sono molte e non controllabili. Tuttavia è ovvio che se quei lavoratori in CIG saranno riassorbiti oppure licenziati, sono due scenari molto alternativi di fatto e anche molto diversi in termini di valutazione, no, complessiva dell'impatto della pandemia. Se poi quei lavoratori in cassa integrazione, potenzialmente in cassa integrazione, aggiungiamo chi ha ricevuto l'indennità per gli autonomi, noi abbiamo 638.000 beneficiari di un sostegno al reddito, che sono il 40% della forza lavoro toscana, che è sussidiata, che è una cifra mostruosa, diciamo, se ci pensiamo, e che testimonia una situazione di criticità latente, no? Cioè il fatto che noi a fine anno, a inizio anno, nella migliore delle ipotesi avremo un consistente aumento di lavoratori poveri, o perché hanno lavorato un numero minore di ore, o perché hanno raccolto, diciamo, meno in termini di fatturato in quanto autonomi. E poi nella maggiore delle ipotesi, invece, nella peggiore delle ipotesi, invece, il rischio è quello di avere un aumento significativo dei disoccupati. Ora, anche dando però come più probabile la prima ipotesi, sono 638.000 beneficiari che saranno comunque ancora lavoratori, ma più poveri rispetto a prima. E quindi non è uno scenario esaltante. Allora, di fronte al rischio di impoverimento, diciamo, cosa è stato fatto in questi mesi? Arriviamo all'ultimo punto, cioè l'esigenza, l'urgenza, diciamo, di scelte radicali. E cosa è stato fatto? Cioè, è stato, come dire, tamponare. Questa è stata la cosa fatta molto correttamente per certi versi, perché tamponare era l'urgenza del momento, e quindi le crescenti disuguaglianze sono state tamponate in modo opportuno, perché effettivamente, come spieghiamo anche con vari particolari, diciamo, nel rapporto, il lockdown, qui vedete gli effetti sulla variazione del reddito delle familiare del lockdown, del solo lockdown, dei due mesi di blocco produttivo, ha penalizzato prevalentemente quelle in rosso, quella linea in rosso, le famiglie povere, quelle che si collocano nella coda sinistra della relativa distribuzione dei redditi, e le famiglie più giovani. Cioè il lockdown, il blocco produttivo, ha penalizzato appunto famiglie povere e giovani, che poi spesso si sovrappongono. Allora, per contrastare poi questa contrazione, diciamo, di reddito, anche pesante, molto pesante, se consideriamo che due mesi sono poi, alla fine, sono un sesto del, del,
dell'anno, e qui gli effetti sono solo quelli di questi due mesi, qui simulati, sono intervenute tutte le misure previste dal decreto governativo, cioè la cassa integrazione, l'indennità agli autonomi, il reddito di emergenza. Ecco, queste misure hanno recuperato una quota importante, il 71% del reddito perso, e hanno quindi non poco. Tuttavia, diciamo, forse una maggiore radicalità nelle scelte avrebbe giovato. Io faccio due esempi. Ad esempio, il primo esempio, se invece di tanti interventi di natura categoriale noi avessimo assegnato e attribuito agli stessi beneficiari delle decretazioni governative un unico trasferimento a somma fissa, senza la verifica dei mezzi, solo dietro un'autocertificazione anche online dello stato di bisogno, per evitare tutti quei ritardi burocratici, no, che rischiano spesso di posticipare nel tempo erogazioni molto urgenti, o per evitare anche di perdere per strada le persone meno attrezzate nel presentare tutte le relative documentazioni. Peraltro due eventi che si sono verificati, perché il primo con la cassa integrazione che è arrivata in ritardo a molti lavoratori, e il secondo con il REM, il reddito di emergenza, molte meno domande rispetto a quelle attese. Ecco, un intervento simile, cioè un trasferimento a parità di risorse con le misure del governo, però diciamo sostanzialmente uguale, e dietro assenza di verifica nei mezzi, cioè dietro un'autocertificazione, quindi più snello da presentare e da ricevere, avrebbe attuato una redistribuzione progressiva, quindi avrebbe aiutato di più le famiglie e i lavoratori più poveri. Questo perché rispetto alle misure categoriali avrebbe attuato un trasferimento dei lavoratori più garantiti, cioè i cassa integrati, e quelli meno tutelati, cioè le partite IVA, i lavoratori autonomi più fragili, i precari e i lavoratori in nero. Non solo, ma ancora più efficace dal punto di vista di giustizia distributiva sarebbe stato un intervento così congegnato, cioè un sostegno al reddito di impronta universalistica e quindi indirizzato, diciamo, a tutte le famiglie, ma tutte, nel senso un trasferimento che è addirittura capace di coprire le perdite di reddito imputabili al lockdown, quindi anche più generoso rispetto alle misure precedenti, che tuttavia potremmo pensare a costo zero per le finanze pubbliche, in quanto alimentato dal congelamento dei redditi per due mesi di tutti i lavoratori pensionati. Cioè per due mesi nel blocco produttivo avremmo potuto evitare di pagare pensioni e redditi, attribuire a tutti un sussidio universale capace di garantire un minimo vitale, e questo è l'effetto redistributivo che noi avremmo avuto, sarebbe stato un effetto redistributivo positivo e tale da aiutare significativamente di più le famiglie più in difficoltà, le famiglie in difficoltà, quelle più povere, rispetto a quanto abbia fatto diciamo la sommatoria degli interventi categoriali del governo. È uno schema questo in cui il compito di sanare, diciamo così, la maggiore disuguaglianza e l'impoverimento non sarebbe affidato alla spesa corrente, ma una volta, come dire, assicurato appunto un tenore di vita dignitoso a tutti, alla distribuzione. L'extradebito come strategia quindi avrebbe potuto in questo caso essere indirizzato al finanziamento degli investimenti per la crescita. Allora, qual è il messaggio, effettivamente, diciamo, vado a chiudere, che vogliamo veicolare, no? Usando anche come pretesto questa analisi delle politiche redistributive, cioè l'urgenza di scelte radicali, cioè quello che Stefano richiamava, cioè l'importanza di pensare che non basta, quello che diceva anche Leonardo, non basta riavvolgere il nastro, no? E correggere, come dire, e sperare augurabile ritorno al passato, magari corretto al margine. Davvero noi pensiamo che possa, diciamo, essere sufficiente, come spesso si sente evocare, una riforma, diciamo, fiscale, stando sempre al tema della distribuzione dei redditi, che abbassi gradualmente l'aliquota media, o razionalizzi, cioè meno tasse per tutti, o razionalizzi le detrazioni, o allarghi o restringa a seconda dei gusti la base imponibile, o viceversa, avremo bisogno di un sistema che sposti il carico fiscale da fattori produttivi a quelli improduttivi, o fra le generazioni, o che attenui il problema dell'evasione. Davvero la priorità, noi pensiamo, sia una maggiore deregolamentazione nel mercato del lavoro, oppure orientare nel rapporto, nella seconda parte c'è un quadro piuttosto impietoso della tipologia di domanda di lavoro del nostro sistema produttivo. Noi avremo bisogno di, con la forza degli investimenti, di orientare la domanda di lavoro su competenze e professionalità più qualificate rispetto a quello che oggi facciamo, e magari anche con l'aiuto e con l'ampliamento dei servizi, con l'ampliamento dei servizi collettivi che esprimono una domanda di lavoro qualificata e troppo spesso, come fatto meno noto, sono sottodimensionati rispetto alla popolazione residente. Davvero vogliamo tamponare tutto e non dare una priorità a chi magari sa meglio coniugare reddito, occupazione qualificata o sfruttare quelle che sono, diciamo, alcune
potenzialità che abbiamo in termini di energie naturali, facendoci risparmiare sull'importazione di energia, o riempire, che ne so, per esempio possono essere molteplici i molti vuoti che abbiamo nella filiera produttiva e che ci rendono dipendenti dall'estero. Gli esempi potrebbero essere moltissimi. Quello che voglio dire, ecco, abbiamo bisogno di mettere in fila le priorità e di farlo con l'urgenza di scelte radicali. Ora, nella sventura, l'epidemia probabilmente ci garantirà anche spazi di manovra che l'Europa fino a ieri non ci ha mai voluto, diciamo, concedere. E se ci sono, diciamo, le risorse, quando ci sono le risorse, le scelte radicali sono anche meno costose. Quindi sarebbe un delitto perdere questa occasione, speriamo che quindi di essere in grado di coglierla. Non so a chi dovrà passare. Bene, riprendo la parola per avviare la seconda parte della giornata, tirando un po' le conclusioni, un pochino di questo primo ragionamento. Come dire, a dire il vero, come ultimo rapporto mi poteva andare meglio, insomma, se si sta raccontando di uno degli anni più difficili della nostra storia. Se dovessi un po' fare un po' la sintesi, come dicevo, i nostri rapporti tendono sempre a seguire, a collocare il momento nel sentiero di lungo periodo. Se dovessi raccontare e sintetizzare il sentiero, lo farei con questa immagine. Proviamo a immaginare di camminare lungo un sentiero di montagna, lo facevamo negli anni 90, andavamo avanti un po' lentamente, noi eravamo all'ultimo posto in Europa per crescita dell'economia. È arrivato il 2008 e una frana ci ha portato verso il basso, quindi su un sentiero più basso, ma non solo più basso, la frana ci ha anche un pochino indebolito e la nostra crescita è ulteriormente rallentata. Ecco, arriva il 2020 e un'altra frana, ancora più grossa della precedente, ci porta ancora verso il basso. Quindi noi ci siamo impoveriti, e appunto ci siamo ulteriormente indeboliti. E qui i problemi che dobbiamo affrontare in questo momento sono due, sono tutti presenti nelle relazioni fatte, e credo che anche negli interventi successivi ci si ritornerà. Primo, la frana ci ha portato verso il basso, quindi ci ha impoverito, ci ha fatto pagare costi consistenti. E quindi c'è un'urgenza immediata, la capiamo, di affrontare l'urgenza del momento. Però allo stesso tempo noi bisogna capire qual è la nostra forza di riprendere, perché se non riprendiamo con una velocità adeguata, evidentemente l'impoverimento non sarà un fatto attuale, ma sarà un fatto per sempre. Allora, e qui ricordo spesso due numeri che sono significativi. Quanto è il capitale produttivo che abbiamo perso in questi anni? Quanta è la quantità di lavoro che abbiamo perso in questi anni? Se noi fossimo rimasti nel sentiero originario, quello lento che percorrevamo prima di queste due evenienze negative, bene, noi oggi avremo uno stock di capitale in Toscana di circa 130 miliardi in più rispetto a quello che abbiamo. Avremo una quantità di lavoro in termini di ore, poi come si distribuisce tra le persone è molto importante, ma intanto anche la quantità, 450 milioni di ore che ci mancano rispetto al nostro sentiero naturale. Quindi capite bene che meno capitale, meno lavoro vuol dire meno capacità produttiva. E questo è il secondo dilemma. Quindi affrontiamo il presente, perché l'emergenza pone dei problemi, ma facciamo in modo che questo insieme di capitale e lavoro, fatto di quantità e di qualità, sia tale da far riprendere il cammino e ritornare ad avere una crescita accettabile. E quindi naturalmente il rilancio degli investimenti, lo diceva all'inizio, è presente ormai credo da 10 anni nella nostra analisi dell'IRMET. Il rilancio degli investimenti è la condizione fondamentale perché questo avvenga. E in questo momento gli investimenti privati languono per ovvi motivi, quindi è necessario rilanciare gli investimenti pubblici. Io dico solo che il livello normale di investimenti pubblici in una regione come la Toscana, normale intendo dire in epoche normali, prima cioè che avvenisse questo disastro, ora è quello del 2008, era di circa 5 miliardi l'anno, siamo a 2 miliardi, quindi mancano circa 3 miliardi di investimenti per ritornare sui livelli di investimenti pubblici, per ritornare sui livelli normali, quindi una cifra consistente. E quindi questo dilemma va affrontato ed è difficile da affrontare, perché come dire il disagio delle persone in questo momento lo si affronta, abbiamo visto, con misure che richiedono spesa pubblica. Il rilancio degli investimenti richiede le misure di nuovo spesa pubblica. Rapporto debito-PIL alla fine di questo periodo, qualcuno dice 156, 160, forse 166, enorme, e quindi è difficile immaginare come riuscire a tenere insieme
questi due obiettivi con le risorse, con le risorse che abbiamo. Ecco, qui vorrei che la discussione su questo tema fosse una discussione, come dire, meno ideologica, perché insomma l'Europa in qualche modo sta intervenendo con delle misure consistenti, e qui su questo fronte dobbiamo capire che tutti i fondi europei hanno un grande vantaggio, costano un po' meno, ma non è questo il grande vantaggio, è che ci costringono a fare investimenti, quindi sono la linea vincente per il lancio del futuro. Con questo concludo e passo la parola nell'ordine a Silvia De Pretre. Siamo ormai con Banca d'Italia, abbiamo un lungo rapporto di scambio di opinioni continua durante l'anno e anche nei nostri rapporti, quindi ci fa piacere ospitarla nel nostro convegno. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie Stefano per l'invito. Riuscite a vedere la mia presentazione e a sentirmi? Ok, a posto? Ok. Dicevo, ringrazio Stefano, ringrazio l'IRPET per l'invito a questo seminario e soprattutto ringrazio Stefano per il lavoro che ha fatto in questi anni all'IRPET, per la stretta collaborazione soprattutto di questi mesi con loro e con altre istituzioni di ricerca del territorio che siedono a questo tavolo virtuale. Ecco, direi che mai come in questo frangente è stato rilevante condividere l'informazione quali quantitativa disponibile per fare un bilancio di una crisi pandemica i cui effetti sono difficili da misurare sotto diversi profili. Come già stato sottolineato dalle relazioni che mi hanno preceduto, questa è una crisi senza precedenti, è una crisi inattesa che colpisce dopo due recessioni già forti, colpisce l'economia in una fase di forte rallentamento ciclico. Si tratta di un vero e proprio shock esogeno che incide anche sulla sfera personale degli individui, minando la salute pubblica, e che attraverso le restrizioni che sono state messe in campo per contenere i contagi ha avuto impatti sul sistema produttivo, sul mercato del lavoro, sulle famiglie, sul sistema finanziario, come in parte ci hanno già mostrato le azioni precedenti. Nel nostro rapporto sull'economia regionale, con cui cerco di dare un contributo a questo dibattito, abbiamo già messo in evidenza alcuni di questi effetti importanti sull'economia regionale e abbiamo visto quali sono gli effetti, ad esempio, sul sistema produttivo. Abbiamo stimato che oltre la metà del valore aggiunto dell'industria è stato interessato dal fermo produttivo e circa un quarto del valore aggiunto dei servizi è stato interessato dal cosiddetto lockdown, con intensità eterogenee sul territorio. La cartina rossa per l'industria, la cartina verde per i servizi ci mostrano come gli effetti sul valore aggiunto siano stati più consistenti nelle aree dell'industria di intensità rosso più scuro, che corrispondono spesso ai distretti industriali tipici della Toscana, quindi tessile, abbigliamento, pelletteria, ma anche l'orafo e il lapidio nelle zone della costa nord. E nei servizi, di nuovo, i settori più colpiti, le intensità verde più scuro, sono quelli in cui c'è una forte specializzazione nelle commercializzazioni delle produzioni soggette a sospensione produttiva, oppure nelle aree anche della costa, aree minori, molto vocate al turismo, che è stato sicuramente tra i settori del terziario più colpiti a causa delle restrizioni dovute al distanziamento sociale. Ecco, nostre elaborazioni poi mostrano che anche tenendo conto delle varie moratorie governative, della possibilità delle imprese anche più piccole di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria, di poter utilizzare le linee di credito non ancora utilizzate, quindi margini disponibili sulle linee di credito, circa un quinto delle imprese soggette a sospensione sarebbe a rischio di illiquidità. Scusate, c'era un rumore di fondo, adesso si sente nuovamente. Quindi circa un quinto delle imprese con attività sospesa sarebbe stato a rischio di liquidità. Quindi questo l'effetto principale della crisi sul settore produttivo è stato questo forte shock avverso di liquidità.
Abbiamo sentito anche che l'export, motore della crescita toscana, si è fermato, proprio nei settori di specializzazione ha avuto un calo già abbastanza consistente nel primo trimestre del 2020, quindi tutto il settore collegato alla moda. Andando avanti, anche per le famiglie l'impatto della crisi pandemica è stato forte e già qui vedevamo che la crisi ha colpito in una fase di rallentamento di reddito e anche dei consumi, il grafico che vi mostro nel pannello di sinistra. Scusate. Ok, in questo modo forse si riesce a vedere meglio. Ok, grazie. E dicevo che anche le famiglie sono state colpite via mercato del lavoro, abbiamo visto insomma che molti contratti sono stati persi nei primi mesi dell'anno in corrispondenza soprattutto del fermo produttivo e che le categorie più colpite sono state proprio quelle dei lavoratori con contratti a termine che non sono stati rinnovati nella fase di crisi pandemica. Anche se quindi gli effetti che ci aspettiamo su reddito e consumi sono molto consistenti, c'è da dire che come per le imprese che hanno una minore fragilità finanziaria in questo momento, anche le famiglie hanno una dotazione patrimoniale favorevole. La ricchezza netta complessiva delle famiglie toscane rimane elevata rispetto al reddito, 8,4 volte il reddito disponibile in Toscana, che è un dato superiore rispetto all'analogo dato nazionale e che vi è stata nell'ambito della ricchezza delle famiglie una forte ricomposizione del portafoglio finanziario verso attività più liquide che quindi può proteggere le famiglie da ripercussioni negative soprattutto sulla parte investita in titoli, quindi sui corsi azionari, il calo dei corsi azionari e obbligazionari. Ecco, c'è da dire però che la storia della Toscana in cui è stata colpita non è solo una storia di un forte rallentamento congiunturale, quindi di una debolezza diciamo corrente, ma è una storia anche di una debolezza anche strutturale. Ecco, noi nel nostro rapporto abbiamo fatto un esercizio di scomposizione della dinamica del PIL pro capite per nell'ultimo ventennio e quello che vediamo dalla grafica del pannello A è che in Toscana rispetto a regioni europee di confronto simili per specializzazione industriale, per demografia, per crescita, la dinamica del PIL pro capite è stata più sfavorevole, soprattutto perché c'è stata una caduta superiore del PIL pro capite in Toscana rispetto alle aree di confronto nella doppia recessione e c'è stata una dinamica, un minore slancio diciamo di crescita nella fase di recupero dal 2014 in avanti. E se andiamo a vedere qual è il fattore determinante di questa dinamica più sfavorevole del PIL pro capite, lo si deve ritrovare nella dinamica appunto più sfavorevole rispetto ai peer europei di confronto della produttività del lavoro, la porzione rossa dell'istogramma, sia nella fase diciamo di non di crisi prima e dopo la doppia recessione sia durante la doppia recessione. E di nuovo questa dinamica più sfavorevole della produttività del lavoro, se noi l'andiamo a scomporre nelle sue varie determinanti, è spiegata sia da una minore intensità di investimento in capitale, e qui richiamo uno dei punti citati da Stefano, cioè la necessità comunque di investire da parte di questa regione, soprattutto di investire in investimenti tecnologici che possano accrescere il potenziale di crescita, sia anche in una minore efficienza nella combinazione dei fattori produttivi, quindi la produttività totale dei fattori, che rispetto alle regioni di confronto un po' in tutti i periodi in Toscana risulta con una dinamica diciamo più sfavorevole.
Ovviamente qual è il punto? Il punto è quello allora di investire, proseguire per recuperare queste difficoltà strutturali sia nell'investimento in capitale fisico sia nell'investimento in capitale umano. Capitale fisico vuol dire soprattutto investire nella rete di infrastrutture economiche, cioè tutte quelle infrastrutture che in un sistema economico possono agevolare l'attività di impresa attraverso in primo luogo la connessione degli operatori con i mercati di riferimento. Qui quello che abbiamo studiato è un po' vedere qual è la dotazione di infrastrutture in base non soltanto al capitale fisico misurato, quindi rete di strade, autostrade, ferrovie, porti, sistema di telecomunicazione, ma andare a vedere anche l'accessibilità, quindi i tempi di collegamento con cui queste infrastrutture riescono a mettere in connessione i territori. Quello che vediamo è che la Toscana rispetto all'Italia è una regione dove ci sono ancora grosse potenzialità di crescita. Le intensità più scure di blu corrispondono alle aree meglio collegate, meglio servite, tenendo conto delle infrastrutture più fisiche come le reti viarie, autostrade e ferrovie. Rispetto alle regioni del nord di confronto, vedete, l'intensità in Toscana è molto più chiara. Le aree della Toscana poi meglio servite sono proprio quelle, diciamo, che l'area metropolitana fiorentina e quelle intorno, che si trovano lungo la dorsale A1 autostradale oppure lungo la rete ferroviaria dell'alta velocità. E questo sicuramente è un primo punto in cui è necessario proseguire e andare avanti per aumentare la dotazione di capitale fisico e permettere all'attività di impresa di operare in un contesto favorevole. In secondo luogo, la dotazione di capitale umano è l'altro fattore su cui occorre investire e risolvere alcuni nodi strutturali, perché l'investimento in capitale umano e soprattutto la formazione ed evitare fenomeni di dispersione scolastica, che sono fenomeni appunto che delineano un fallimento formativo, sono fondamentali per accrescere i rendimenti dell'istruzione e quindi per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche tra individui, gruppi di individui nel medio periodo. Ecco, un altro esercizio che abbiamo fatto nel nostro rapporto e che qua vi propongo per il dibattito è quello di misurare la cosiddetta dispersione scolastica. In primo luogo esplicita, cioè il fallimento scolastico vero e proprio, che è anche obiettivo dell'Europa 2020, quello di ridurre i tassi di abbandono, quindi di ridurre la percentuale di studenti che abbandona il percorso di studi. E qui è rappresentata dalla barra blu dell'istogramma. Si vede come la dispersione esplicita in Toscana sia piuttosto contenuta, il target del 10% europeo sia pienamente conseguito, però se noi allarghiamo la lente di osservazione e avvalendoci della ricchezza dei dati invalsi, andiamo a misurare la cosiddetta dispersione implicita, cioè vale a dire la quota di studenti che conseguono il diploma ma che non raggiungono il livello minimo di competenze corrispondente a quel diploma, di fatto sono persone il cui rendimento dell'istruzione non è pienamente conseguito, e quindi questo si ripercuote poi sulle loro competenze e sulla loro capacità di aumentare i rendimenti del capitale umano e di quindi magari poi entrare nel mercato del lavoro. Ecco, se noi aggiungiamo alla dispersione esplicita la dispersione cosiddetta implicita, vediamo insomma che il posizionamento della Toscana diventa un pochino meno favorevole rispetto invece alla dispersione scolastica esplicita vera e propria. E chi sono i dispersi impliciti in Toscana? Sono prevalentemente studenti con che si trovano, appartengono a categorie diciamo più disagiate, quindi studenti di origine stranieri oppure coloro che sono posticipatari, vale a dire ripetenti, quindi che hanno avuto già delle difficoltà di apprendimento nella loro storia scolastica, oppure che appartengono a famiglie
con condizioni economico-sociali più disagiate, per reddito più contenuto, oppure per titolo di studio più basso dei propri genitori, e quindi queste disuguaglianze, poi tra l'altro ci sono diversi lavori che dimostrano come hanno una certa persistenza anche tra generazioni, quindi combatterle significa anche poi ridurle per le rigenerazioni future. Oppure per tipologia di scuola, i dispersi impliciti si concentrano negli istituti professionali rispetto ai licei, cioè proprio quelle scuole che formano ad una professione direttamente, diciamo, con sbocchi nel mercato del lavoro, anche se magari con sbocchi in professioni di qualità, di qualifica più bassa. Ecco quindi un punto dove le due tipologie di investimenti in capitale fisico e in capitale umano si incontrano è un po' l'esperimento della didattica a distanza attuata a seguito della pandemia. Ecco, la dotazione tecnologica, di infrastrutture tecnologiche della Toscana rispetto alle regioni del centro-nord di confronto è anche superiore dal punto di vista appunto delle reti di connessione, dei tempi di connessione eccetera, però ecco quello che abbiamo visto nell'esperienza della didattica a distanza è che gli studenti toscani presentano una dotazione di PC e di connessioni internet nella propria abitazione in linea con la media del paese, con le regioni del nord, ma che questi stessi dispositivi sono distribuiti in maniera disuguale proprio tra gli studenti con diversa estrazione socio-economica. Quindi questo potrebbe aggravare le disuguaglianze tra studenti non tanto di aree diverse rispetto alle altre regioni, quanto all'interno della regione tra studenti che appartengono a famiglie con una situazione socio-economica più elevata rispetto invece a famiglie con una situazione socio-economica più disagiata. Quindi, insomma, per riepilogare, per concludere, per ampliare quelle che possono essere le prospettive a medio termine, soprattutto per rispondere a quale sentiero per la ripartenza, direi che questa storia che vi ho raccontato ci delinea un po' una Toscana che nell'ultimo ventennio ha perso il suo posizionamento favorevole con le regioni europee di confronto in termini di PIL pro capite, proprio a causa di una carenza di produttività lavoro dovuta appunto a una dotazione di capitale fisico non sufficiente e anche una minore efficiente nella combinazione dei fattori, quindi nella gestione di queste due leve, e quindi è necessario sicuramente innalzare il potenziale di crescita e per ritornare su un sentiero, diciamo, di riavvio alla ripartenza nel momento in cui le condizioni ci saranno, occorrerà sempre più investire nel capitale fisico e nel capitale umano, e questo potrà sicuramente non soltanto aiutarci a ritornare su un sentiero di crescita, ma anche attenuare le disuguaglianze tra le aree da un lato e tra gli individui dall'altro, che vuol dire non soltanto per gruppi di individui nello stesso spazio, ma anche nel tempo tra generazioni. E con questo concludo, ringrazio nuovamente per l'invito e per l'attenzione. Grazie ancora. Grazie Silvia. Direi che l'ultima la conclusione sulle disparità anche quelle territoriali ci consente di avviare la discussione qui in avanti chiamando subito in causa, ora non lo vedo ma credo che sia sotto nome che io non riesco qui a individuare, chiamare Giuseppe Salvini. Sono presente. Ci sei, carissimo, ciao. Buongiorno Stefano. Perché appunto si parla di disparità territoriali, credo che appunto, rappresentando la Camera di Commercio di Firenze, credo che questo è un tema da affrontare. Firenze peraltro negli ultimi periodi, prima di questa crisi, era, diciamo, l'area di punta dell'economia toscana, no? Quando si racconta della Toscana, parliamo della Toscana divisa in aree, ma certamente la Toscana centrale è un punto di forza. Invece anche questo punto di forza è oggi stato colpito. Quindi durante la parola volevo dire solo una cosa, mi sono dimenticato: il nostro rapporto lo troverete nel nostro sito, quindi è già disponibile. Quindi Salvini, grazie. Grazie Stefano, buongiorno, grazie per aver organizzato ancora una volta questo evento che ci dà la direzione di marcia, come tutti gli anni, il nostro sistema economico regionale. Grazie per la tua appassionata, come sempre, presentazione e, come dire, relazione su quanto
ci sta accadendo. Io avevo preparato delle slide, le risparmio perché i dati che abbiamo dato sono molteplici, devo dire molto convergenti. Io vorrei evitare l'economia toscana, l'economia metropolitana si sono presentati a questo inizio della crisi pandemica, poi crisi economica, con un sistema economico fiaccato da ormai 12 anni di crisi rallentata, di crescita molto rallentata allo zero virgola, un valore aggiunto, come spesso Stefano abbiamo evidenziato, trainato quasi esclusivamente dalla domanda internazionale, con una domanda interna negli ultimi 12 anni, consumi più investimenti molto riflessivi, stagnanti se non negativi, soprattutto gli investimenti. Io vorrei ricordare che gli investimenti a livello nazionale rispetto al 2007, pre-crisi del 2008, sono ancora in calo di quasi 20 punti percentuali, quindi grandi assenti in questa ultima decade, gli investimenti. La crisi innescata dalla pandemia ha prodotto anche sull'area fiorentina evidentemente una immediata, istantaneo clima recessivo. Peggiore, noi abbiamo fatto delle analisi come Camera di Commercio paragonando l'attuale crisi a quella del 29 e a quella del 2008, il clima istantaneo, immediato, recessivo prodotto da questa crisi è stato superiore a quello del 29, dove il calo fu di 8 punti base di PIL l'anno successivo, più grave di quella del 2008 prodotto nel 2009 con un valore aggiunto che calò del 5%. Qui, ecco, i dati sono sensibilmente diversi. Immediata, istantanea, anche per l'apertura internazionale, il blocco contestuale, come tu evidenziavi bene, di mercati di sbocco su cui si allunga la nostra filiera del valore. La Camera di Commercio di Firenze ha elaborato 3 scenari per misurare gli effetti economici cagionati da questa epidemia e noi abbiamo 3 modelli diversi allineati con i dati per la regione toscana che tu evidenziavi. Un primo scenario più ottimistico, si fa per dire Stefano, più ottimistico, con uno shock rilevante però temporalmente circoscritto a 100-120 giorni e poi ripresa graduale, in cui il valore aggiunto dell'area metropolitana fiorentina si collocherà con un meno 9,4, che significa meno 3,2 miliardi di valore aggiunto in meno. Ricordo che il valore aggiunto dell'area metropolitana fiorentina è circa 32 miliardi all'anno, di cui esattamente 16, il 50% acquisito su mercati internazionali. Il calo in questo caso sarebbe di 3,2 miliardi. Uno scenario intermedio in cui al blocco temporaneo si aggiungono focolai multilocalizzati infettivi nella seconda metà dell'anno, in cui piomberemo a un circa 13% di calo del valore aggiunto e una perdita secca di 4,5 miliardi. Lo scenario peggiore, con una ripresa diffusa del contesto epidemico a su scala nazionale e internazionale, con un crollo del 35% del valore aggiunto. Sono scenari, come dire, inquietanti. Sono inquietanti, Stefano, i dati che su area metropolitana noi abbiamo di tutti gli indicatori economici, con i consumi che hanno avuto un calo mese su mese, aprile rispetto allo scorso anno, di oltre il 40%, stimati in corso d'anno con un calo del circa assestato del circa 7%, un calo dell'export, come evidenziavi anche tu, circa il 14%, quindi una serie di numeri orientati molto sul negativo. Abbiamo voluto, Stefano, in particolare focalizzare la nostra attenzione per il lavoro che facciamo come Camere di Commercio sulla demografia delle imprese. E anche qui abbiamo dei segnali nuovi, particolari. Abbiamo nei primi 5 mesi dell'anno, ovviamente,
un calo, un aumento delle cessazioni, ma curioso, cosa verificata raramente nel passato, un calo verticale delle nuove iscrizioni. Le nuove iscrizioni in Camera di Commercio di Firenze, ma in tutte le Camere di Commercio della regione, calano importantemente del 30% rispetto all'anno prima. Sull'area metropolitana ci sono circa meno 1000 imprese, 950 per la precisione, nei primi 5 mesi iscritte in meno rispetto all'anno scorso, quindi si è bloccata la voglia di fare impresa. Questo anche per le imprese giovanili, questo anche per le imprese più dinamiche che sono le start-up. E questo a nostro avviso è un segnale preoccupante, perché si è bloccato il fisiologico turnover tra imprese che cessano e imprese che nascono, si sta producendo un invecchiamento, fra virgolette, di quella che è la demografia delle imprese. Questo 30% di calo della natalità delle imprese è anche dovuto, a nostro avviso, ovviamente alle aspettative incerte del futuro, a un clima psicologico non favorevole, che comprime la voglia di investire, di intraprendere. E anche, mi permettete, il continuo evocare questa prosecuzione dell'emergenza, anche nominalisticamente chiamare ancora emergenza, forse fino al 31 ottobre, fino al 31 dicembre, anche da un punto di vista psicologico, il continuo evocare ad uno stato permanente o prolungato di emergenza evidentemente crea un clima psicologico, al di là di tutte le criticità che evidentemente sussistono, ma c'è anche una componente, a nostro avviso, psicologica di aspettativa particolarmente negativa che comprime la voglia di fare impresa, comprime i consumi. Come dicevamo prima, i consumi sono in calo verticale. Questo è certificato anche dai dati di Banca d'Italia, che indicano che chi può a questo punto risparmia, sono incrementati i risparmi nei conti correnti in maniera esponenziale, non si spende, non si consuma. Il problema rimbalza purtroppo sul comparto del terziario, del commercio, che è provatissimo anche da questo calo, anche qui immediato, del turismo. L'area metropolitana fiorentina ogni anno ospita circa 16 milioni di presenze turistiche, siamo a dei cali sulla componente straniera radicali, rimane al momento un po' di componente italiana, un po' di componente straniera che può arrivare via auto, non via aereo. Noi stimiamo qui anche in questo caso un calo purtroppo delle presenze turistiche fra un 60 in caso e anche forse più, quindi veramente una situazione critica anche sotto il profilo del terziario, dei servizi, della ristorazione, dell'alberghiero, connessi al turismo e al calo ovviamente drammatico dei consumi. Le prospettive per il futuro, vado rapidamente a concludere, Stefano, sono legate ovviamente al quadro sanitario, ma anche al quadro degli aiuti. Gli aiuti messi in campo con questa nuova coralità fra Europa e Stati nazionali hanno, come dicevamo prima, tamponato, hanno permesso di evitare ben più gravi conseguenze, hanno evidentemente consentito ammortizzatori sociali, blocco dei licenziamenti, aiuti che non sempre sono arrivati a destinazione, ma evidentemente sono stati di utilità. L'helicopter money, gli aiuti trasversali a pioggia, però riteniamo che non bastino. Come tu ci dici spesso, qui servono gli investimenti forti, investimenti in infrastrutture, interventi strutturali. La crisi del 29, dopo 6 anni il PIL ha ripreso a crescere dopo la grande crisi del 29 grazie alle famose politiche keynesiane, al deficit spending, a interventi strarobusti sulle infrastrutture. In 6 anni il mondo è ripartito. Gli investimenti sono stati
clamorosamente assenti invece dal 2007-2008 in poi. Ancora non siamo andati a recuperare la perdita del PIL a livello nazionale rispetto al 2007. Siamo 3 punti sotto la livello del 2007. Quindi le crisi del passato ci insegnano come la leva degli investimenti sia straordinariamente importante. Noi, ecco, alla fine, tirando una somma dei tanti problemi importantissimi che ci lascia questa crisi, ma ci lascia anche qualche, voglio dire, qualche pista di lavoro, qualche insegnamento, lo dicevamo prima, un'occasione anche per semplificare un po', se possibile, l'architettura statuale. Questa crisi ci ha dimostrato la complessità di portare a terra gli aiuti, i contributi, gli interventi messi a punto da Roma. Quindi qui veramente semplificare le procedure, ridurre se possibile anche l'ipertrofia normativa. Stefano, il decreto rilancio, 290 articoli, 500 pagine, 150 provvedimenti attuativi, rendere più semplice, più semplificata l'attività e anche l'architettura statuale per mettere a terra con maggiore immediatezza gli interventi. L'abbiamo evidenziato prima, rendere se possibile anche più flessibile il mercato del lavoro. Fa pensare molto i 500.000 contratti a tempo determinato che si perdono per strada per i vincoli al rinnovo. Il mercato del lavoro trova degli equilibri che delle volte prediligono, con tutte le garanzie del caso, rapporti a tempo determinato, una rigidità nei rinnovi non aiuta. Non sottovalutare, Stefano, secondo noi è importante il rischio psicologico. Quindi anche gli allarmismi, l'emergenzialità, ovviamente sicurezza e sanità prima di tutto, però ecco, evitare enfasi eccessive perché da un punto di vista economico il rischio psicologico è pesante su consumi e su investimenti. Infine, il capitale umano, scommettere sul digitale, la crisi ci lascia questo grande insegnamento, l'importanza del digitale, l'importanza dei giovani. Sul digitale vorrei ricordare, sulla green economy, nel prossimissimo futuro saranno assunti 3 addetti su 5, dovranno avere competenze green o competenze. Si riparte partendo dai giovani, se possibile con competenze green e competenze digitali, in uno scenario, come dicevamo prima, estremamente complesso, uno scenario variabile, difficile da interpretare. Quindi rimaniamo in una navigazione molto complicata, però ecco, riteniamo che gli investimenti, dopo questa fase di aiuti diffusi che hanno tamponato la situazione, siano importanti, fondamentali per guardare con maggior tranquillità. Grazie Stefano, grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Ora io passo la parola ad Alessio Ranaldo, che appunto avrà visto le nostre stime sulla produzione industriale, quindi avrà un quadro, concorderà o meno sulle difficoltà dell'industria in questo momento. Io volevo solo dire, io non sono capace di interrompervi e non lo farò, però a mezzogiorno e mezzo devo assolutamente lasciarvi perché ho una conferenza stampa qui vicino, quindi mi vedete scomparire a mezzogiorno e mezzo. Alessio, grazie, intanto grazie per la partecipazione e avere anche la vostra opinione sulla nostra analisi. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Stefano, che direi lascia il rapporto Irpert col botto, nel senso che una cosa più difficile, più complicata di questa difficilmente era prevedibile, immagino. Credo che alla fine tutta la questione si riduca, se mi passate il termine, al concetto appunto di imprevedibilità di quello che è successo. Cioè, nessuno di noi, anche all'inizio anno, anche quando sentivamo le notizie arrivare dalla Cina, avrebbe mai pensato ad una cosa del genere. E la cosa che questa imprevedibilità ha generato è una sensazione di incertezza
che è stata citata negli interventi precedenti e che genera appunto questo attendismo generalizzato, questa paura che tutti abbiamo di fare investimenti o di fare qualcosa che esula dall'ordinaria amministrazione, che è, come dire, un gatto che si morde la coda, nel senso che non riusciremo mai a uscire da questa situazione se non prendiamo un po' di coraggio, se non prendiamo un po' di fiducia. In tutto questo, la cosa che onestamente, leggendo il rapporto e sentendo quello che abbiamo detto stamani, mi ha colpito di più è purtroppo la quantificazione del cosiddetto effetto rimbalzo. Cioè, tutti sapevamo e ci aspettavamo che l'anno in corso sia stato un anno molto complicato. La cosa che onestamente non mi aspettavo è la crescita stimata per gli anni successivi, come dire, in un clima comunque di positività, perché sì, è vero che cito a memoria, l'anno prossimo si parla del 5% più o meno, ma dal 2022 si torna a una crescita, come dire, dell'1, dello 0, per cui è una cosa che, come dire, per quello che abbiamo perso quest'anno e per la condizione da cui partivamo, perché non è che partissimo da un momento di più 12, ecco, tutto questo ci dovrebbe portare a riflettere, perché alla fine questo è un problema. E la riflessione che io mi faccio e che faccio è che alla fine tutto quello che le associazioni di categoria, Confindustria in primis, hanno sempre detto in questo periodo, cioè che il territorio non è competitivo, che il territorio avrebbe bisogno di investimenti forti per essere più competitivo e per essere all'altezza di altri territori europei, ecco, tutto questo gioco forza adesso lo riscontriamo in maniera netta, purtroppo. Io leggevo nel rapporto, si parla nella Toscana di un 70% di valore aggiunto sulle esportazioni dal 2008 ad oggi. Questo vuol dire che alla fine le imprese ci sono, le imprese sono in grado di sostenere il confronto con i mercati esteri. Quello che però, come diceva appunto l'amico della Camera di Commercio adesso, che mi ha fatto un po' ancora di più preoccupare, è il blocco della voglia di fare impresa. E questo, ripeto, lo collego a un territorio che in questo momento, ma storicamente, ha nell'impresa, come dire, non dico l'antagonista perché sarei esagerato. Però ecco, non l'elemento traino e non l'elemento principale di sviluppo, come invece dovrebbe essere. Ora, per citare il dibattito di questi giorni, siamo ancora a parlare di termovalorizzatori piuttosto che di aeroporti, come se questo fossero, come dire, merce di scambio politica. In realtà cito questi due, ma ne cito anche altri. Sono degli investimenti che servirebbero al territorio, che servono al territorio, ed è un peccato che vengano ridotti come dire, a una ricerca di consenso in un senso piuttosto che nell'altro. La verità è che, secondo me, ma penso di non dire niente di nuovo, le imprese sono un patrimonio e dovrebbero essere tutelate come patrimonio. Perché basti pensare a quante imprese durante questo periodo hanno anticipato semplicemente la cassa integrazione dipendenti per capire quanto è fondamentale il ruolo dell'impresa in un contesto come dire, di sviluppo di un territorio. Ci sono de delle iniziative, secondo me, che potrebbero essere messe in atto. Ora, non nel mio, nella mia idea c'era quella dell'anno bianco fiscale del 2020, che magari è un po' esagerata e anche un po' provocatoria, però ecco, come dire, se le risorse che vengono giustamente dedicate al sostegno al reddito, al sostegno diretto delle famiglie, è altrettanto importante pensare a come queste famiglie poi torneranno a lavorare, per cui la salvaguardia delle imprese è tanto fondamentale quanto la salvaguardia del reddito delle famiglie, perché altrimenti arriveremo a un punto in cui comunque le famiglie avranno un minimo di reddito, ma non avranno un posto dove andare a lavorare, perché molte imprese stanno soffrendo tantissimo. Semplicemente il tema del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ora anche questo è un tema storico che ci portiamo avanti da tempo e mi sorrido su questo, però non si può pensare che la Toscana è un pochino, come dire, più virtuosa rispetto ad altre regioni, però ecco, non si può pensare che lavorare con il pubblico sia un elemento di negatività per un'azienda piuttosto che un elemento di positività. Dovrebbe essere una cosa quanto più diretta e quanto più semplice possibile. E questa è una cosa che, come dire, in questo momento di grande incertezza e di grande mancanza di liquidità, la liquidazione di questi debiti potrebbe essere un incentivo facile
e diretto. Le risorse disponibili, dicevamo prima, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, sono anche in questo momento fonte di confronto politico, ma non capisco come possano essere fonte di confronto politico quando tutti stiamo chiedendo di liquidità e l'Europa, seppur con qualche condizione, perché è normale, riesce a darci questa liquidità. Per cui mi sembra, come dire, capisco la ricerca, insomma, capisco la parte politica, ma in questo momento dovrebbe essere messa in secondo piano, perché abbiamo una necessità che è di vita o di morte, non è una necessità di crescita 1 o crescita 2, è una necessità di vita o di morte, quindi tutto questo è, come dire, di fondamentale importanza, né più né meno. Sugli investimenti, lo citavo prima, gli investimenti pubblici sono stati già citati e sono il primo volano probabilmente per far ripartire un po' il motore del sistema. Anche lì si parla di commissariamenti per delle opere, per accelerarle, e va benissimo perché la fase è totalmente emergenziale. Ecco, credo che l'occasione, parallelamente allo sblocco con l'attività commissariale e appunto emergenziale, dovrebbe essere presa per far sì, insomma, per lavorare sul perché abbiamo bisogno di commissari per sbloccare delle opere. Ecco, non è strutturalmente pensabile che una regione o un paese abbia bisogno sempre di una cosa fuori dall'ordinario, giusto adesso perché siamo in questa situazione, ma allo stesso tempo arriviamo a strutturarsi in maniera tale che si possa, come dire, lavorare con dei tempi un pochino più certi e un pochino più, come dire, direi aziendali. Ora vado a memoria, ma le opere sopra i 5 milioni o 10 milioni di 15 anni, cioè un tempo medio di realizzazione, per questo si va anche di più. Per cui voglio dire, se pensiamo a 15 anni fa e pensiamo ad oggi, ora non dico c'erano le lire, ma quasi, nel senso, siamo veramente in due mondi diversi. Non si può pensare a un'opera che per il pubblico è un'opera di medio livello riprenda tutto questo tempo. Allo stesso tempo, sempre con l'idea della centralità dell'impresa, bisognerebbe lavorare su tutte quelle leggi che in questo momento impattano l'impresa, dal livello regionale al livello nazionale, cioè tutto quello che va a gravare sulle imprese. Non dico che debba essere messo in discussione, perché magari c'erano anche concetti giusti che potrebbero essere recepiti nel tempo, ma non adesso. Ora, quanto più si riesce a non dare shock alle imprese, tanto più si riesce a creare quelle condizioni, o meglio, a non mettere nuove condizioni per uscire da questa crisi. Per cui anche in questo caso ci sono tante piccole e medie interventi che potrebbero essere rimandati di un anno o due, perché non succede niente. Il tema del capitale umano è il tema dei temi, perché non si è visto prima che le famiglie e le categorie più colpite sono quelle dei giovani. Abbiamo capito che l'iscrizione delle nuove imprese da parte di giovani sono rallentate, e abbiamo capito anche che le imprese cercano, comunque hanno la possibilità di assumere dei giovani, ma a livello formazione talvolta non riescono a trovare quello che cercano. Ecco, quindi piuttosto che indirizzare risorse su quota 100, decreti dignità che hanno un senso ma, come dire, costano, creiamo, direi che questo potrebbe essere l'occasione per creare quelle condizioni per far sì che le imprese assumano, possano assumere, possano avere bisogno di giovani, e allora lì si crea quel turnover che, vuol dire, che permette a qualcuno di uscire dal mondo del lavoro e ad altri di entrarci. Ma tutte queste cose non le fai per decreto, non le fai per leggi o per, come dire, o per documento, lo fai semplicemente perché crei le condizioni perché questo avvenga in maniera naturale. L'ultimo punto è quello sul sostegno agli investimenti, che sono di fatto la cosa più citata, penso, della relazione, ma che in questo momento non possono essere demandate solo al privato. Ci deve essere un piano regionale e nazionale perché gli investimenti delle aziende, vuol dire, vengano fatti dalle aziende stesse, ma vengano supportati da agevolazioni di qualsiasi tipo, fino al limite degli aiuti di livello statale, proprio una casella sotto, perché noi abbiamo bisogno di sbloccare, ripeto, una situazione che non è che fosse rosea fino a 6 mesi fa e che adesso ha delle caratteristiche che possono essere, come dire, più complicate rispetto a quelle che erano. Di fatto tutto questo, io lo dico e poi mi taccio, si riconduce a una parola semplice e una parola sola, cioè la visione.
quello che le imprese hanno è una visione a 3-5 anni, ciascuno per la propria. Quello che le imprese chiedono ad un mondo politico che in Toscana sta cambiando e che in Italia c'è, ma che deve dare risposte su questo tema, è qual è la visione che loro hanno, cioè dove dobbiamo andare, come dobbiamo arrivarci e quali sono le risorse che abbiamo a disposizione. Perché è vero che l'incertezza esiste, lo sappiamo tutti, ci sono tutti i rischi connessi al caso, ma è anche vero che se io nella mia azienda faccio un piano a 3 anni, perché io nella mia azienda ho una visione, so dove voglio andare, non capisco perché uno Stato, soprattutto uno Stato o una Regione, soprattutto in un momento così complicato, non lo debbano fare. Ed anzi è necessario, ed anzi è la richiesta, mettendoci a disposizione totalmente, che noi come Confindustria facciamo. Grazie. Grazie, grazie Alessio. In effetti anche a noi nella nostra analisi ciò che preoccupa è certamente quel meno 11%, ma anche il fatto che a regime la nostra crescita sarà intorno all'1%, forse un po' sotto. Naturalmente quello non è un obbligo, è una previsione attuale e quindi il rilancio degli investimenti e soprattutto giustamente la visione che deve stare dietro quel rilancio degli investimenti è fondamentale per portare in alto quello 0,9%, insomma, no? Anche perché è 0,9 un po' più alto dell'Italia, quindi vuol dire che dentro il sistema c'è un apparato produttivo in grado di crescere, quindi certamente è vero questo. Il rilancio del pubblico degli investimenti non è per noi soltanto il rilancio degli investimenti pubblici, è anche un sostegno agli investimenti privati con una visione. Credo che l'Europa, il dibattito che sta avvenendo in Europa, su questo già un indirizzo lo stia dando, quindi su quell'indirizzo che bisogna lavorare. Io do la parola ora alla parte al lavoro. Il lavoro è un grande malato di questo momento e credo che Dalida Angelini parli anche per CESA, per la CGL e CISL. Io mi allontano un momento perché, come dicevo, c'è questo problema della conferenza stampa, ma rientro, quindi mi vedete scomparire e apparire, ma sono qua nei dintorni. Dalida, grazie per la partecipazione. Sì. Allora, tutte grazie. Buongiorno a tutti, grazie per il lavoro che Stefano ha fatto e che sono certa che continuerà comunque il lavoro importante di IRPE, di analisi di questi anni e anche di, come dire, interlocuzione con tutte le parti. Non so se... io penso... ma si sente? Sì, non si preoccupi. Ah, si sente tutto. Perfetto. Quindi i dati che sono stati presentati sono dati che coincidono molto anche con le analisi che noi abbiamo fatto in questi ultimi mesi e ovviamente la preoccupazione forte che noi abbiamo è quella, come dalle relazioni che sono state fatte, in modo particolare da IRPET, sono quelle che riguardano il mondo del lavoro e il mondo dell'occupazione, che come dire, autunno ci riservirà, come dire, rappresenterà una situazione un po' drammatica. Allora, io credo che noi dovremmo però provare a ragionare partendo da alcuni elementi e da alcuni elementi, come dire, proprio per rimodellare anche il ragionamento della nostra regione. Noi pensiamo che ci sia una necessità di una forte cultura culturale, cioè noi dobbiamo provare a parlare non di breve periodo, ma dobbiamo cominciare a parlare di una visione più complessa, perché noi dobbiamo provare a risolvere dei nodi strutturali che sono alla base del nostro paese e che vanno ovviamente risolti. Nodi che non sono solo dipendenti dalla crisi, ma che in qualche modo la crisi ha determinato un effetto di detonazione con il sovrapporsi, quindi che hanno avuto un effetto di detonazione con il sovrapporsi della crisi. Allora, noi crediamo che bisogna tenere insieme più leve. Una è l'idea della straordinarietà del momento,
Una è l'idea dello stato del paese e una sono gli interessi e le prospettive di lungo periodo. Io penso che questi tre elementi debbono ovviamente viaggiare di pari passo. E penso che la cifra di questi elementi si possano raggruppare sotto la voce della responsabilità. E quando dico responsabilità, dico responsabilità di tutti gli attori. Qui c'è una domanda che mi viene e che faccio a voce alta. Sarà la classe dirigente a tutto tondo, quindi politica, delle organizzazioni, del paese, pronta a questa responsabilità? A me qualche dubbio, come dire, mi sorge. Io credo, il mio amico Ranaldo faceva alcuni riferimenti relativamente al ruolo fondamentale, sicuramente importante, dell'impresa, però mi consenta che io vorrei dire che questo paese si regge soprattutto sul lavoro, sul valore sociale del lavoro. Allora io penso, e lo dico perché in questi mesi abbiamo sentito molte volte ringraziare gli operatori della sanità, ringraziare tutti coloro che hanno tenuto aperta, ad esempio, la grande distribuzione. Però io vorrei anche dire, certo, va il nostro grazie, vorrei anche dire con forza che forse, anziché fare appelli paternalistici, servirebbe invece riflettere sul valore e sull'essenzialità dei tanti lavori che anche nella nostra regione ovviamente ci sono, che sono quelli che soffrono di più rispetto a questa situazione. E le slide che sono state presentate ci dicono con chiarezza qual è la situazione. Allora, io credo che noi abbiamo sentito in parte anche stamani alcuni riferimenti, li abbiamo sentito, ma li abbiamo sentiti molte volte nelle discussioni che noi abbiamo fatto in regione, a come, ad esempio, nella ripartenza era necessario riorganizzare la produzione, ma abbiamo sentito pochissimo su come era necessario riorganizzare, ad esempio, la società. E noi pensiamo, abbiamo, come dire, un pensiero alla base di tutti i nostri ragionamenti, che è in qualche modo una certezza, perché basta guardare a che punto siamo e dove siamo, e che è quella dell'idea liberista. Che l'idea liberista che ha accompagnato questi anni il nostro paese è un'idea che è fallita e che c'è bisogno sostanzialmente di ripensare la società e i suoi punti di riferimento, i suoi punti strategici. Allora, noi però in questi mesi abbiamo sentito molto spesso alcune parole che erano, cioè che non venivano, anzi, che venivano bistrattate in qualche modo, no? Abbiamo ragionato molto, abbiamo sentito molto parlare di un ruolo dello Stato, di un ruolo pubblico nell'economia e abbiamo, come dire, sentito parlare anche con forza del tema delle disuguaglianze. Allora, noi pensiamo che ragionare di che cosa le determina e utilizzarle come punto di riferimento delle politiche che dovranno essere fatte non è un'idea di buonismo sociale, ma è anche affrontare le grandi questioni dell'economia e del modello di sviluppo che noi vogliamo perseguire. Io penso che qui ci sia il punto di svolta che noi insieme, quindi con un lavoro anche condiviso, dobbiamo provare ad affrontarlo. E anche qui voglio, come dire, consentirete, voglio, come dire, fare un po' un'osservazione. E lo dico al mio amico Ranaldo, guarda che per ottenere un modello di sviluppo e perseguire un modello di sviluppo diverso, non basta pensare che ci sia una distribuzione di risorse alle imprese che da sole costruiscono il loro modello. Quel modello è superato dai fatti, non c'è più e lascia soltanto danni. Allora io penso che noi bisogna affermare con forza che aumentare ad esempio l'occupazione, soprattutto per i giovani e per le donne, le slide che ci hanno presentato ce lo dicono con chiarezza, è un fattore fondamentale per la crescita anche della nostra regione. E bisogna, come dire, provare anche a colmare quelli che sono divari, non solo nel nostro paese, quindi in Italia, penso al divario tra nord e sud, ma penso al divario che si è determinato e che è ancora più forte
tra l'area della costa e l'area centrale, che è vero che si sono assottigliate questi divari che già c'erano prima del Covid, ma che ancora ci sono. Allora, è lì, a mio avviso, che bisogna intervenire con urgenza. Ci sono altri temi, pensa al problema del funzionamento burocratico, è stato anche citato, che riguarda ovviamente le procedure, ma riguarda anche l'invecchiamento, riguarda il turnover, riguarda l'assenza di digitalizzazione. Siamo indietro come Regione Toscana. Significa, ad esempio, ragionare di sanità. Abbiamo visto l'importanza della sanità in questo periodo, della sanità pubblica, e dobbiamo, come dire, con forza dire che la sanità è sotto organico. Allora, la domanda, bisogna farci una domanda, farci insieme la domanda. Il tema del welfare va considerato un costo o va considerato una risorsa? Noi pensiamo che sia una risorsa e pensiamo che il welfare sia la più grande infrastruttura di questo paese, perché la sua universalità è un punto importante anche per il processo di riorganizzazione del paese. Allora, io penso che questi siano i temi su cui noi bisogna come dire, provare, bisogna condividere e provare partendo da qui a rilanciare un'idea di futuro. Allora, io credo che ci sia come dire, nel dibattito pubblico ci sia sempre di più una come dire, una diversità, una frattura, diciamo, no? Tra quello che è il dibattito pubblico e la condizione concreta delle persone. Ecco, io penso che, ad esempio, il tema della disoccupazione, che purtroppo dovremo affrontare con forza a partire dai mesi che arriveranno, pensa alla ripresa, pensa a ottobre, per questo che chiediamo anche al governo nazionale di prolungare ovviamente la questione del blocco dei licenziamenti e di mettere in campo un'azione che riguarda gli ammortizzatori sociali per accompagnare non solo la fase della crisi che arriverà, cioè che sarà ancora più forte, ma anche di governare quei processi che diventano indispensabili, come dire, per affrontare le sfide, come il processo della digitalizzazione, è stato detto nelle relazioni precedenti. Questa crisi ci ha lasciato anche la possibilità di utilizzare meglio alcuni strumenti tecnologici, però eravamo indietro e comunque anche quelli sono elementi che ci debbono portare a una riflessione, quello che hanno prodotto anche in termini anche qui di disuguaglianze, non solo sul versante scolastico. Allora, io penso che, come dire, andare a provare a ragionare di questi temi significa anche avere un'idea, come dire, diversa rispetto a come noi vogliamo, ripensiamo la nostra regione. Guardate, ho citato ora le questioni che riguardano sostanzialmente la questione del pubblico, pensa alla questione della sanità, ma pensa anche alla questione della scuola, pensa a tutte le questioni che attengono al pubblico. E quando dico rinnovato intervento pubblico in economia, io penso che bisognerebbe proprio partire ampliando quello che è il perimetro dello Stato che garantisca anche i diritti sociali di cittadinanza. La pubblica amministrazione nel nostro paese ha perso dal 2008 al 2018 212.000 addetti, di cui 41.000 nel comparto della sanità. Allora, io penso che questo sia un tema che va affrontato e va affrontato con forza. Non può, noi siamo, rispetto ad altri paesi, pensa alla Francia, pensa alla Spagna, pensa al Regno Unito, siamo molto al di sotto rispetto ai lavoratori impegnati nella pubblica amministrazione. E assumere un numero importante di lavoratori nella pubblica amministrazione ci riporterebbe non solo in media con la situazione europea, ma farebbe crescere i consumi e anche il mercato interno, che è il grande, come dire, la grande sofferenza che noi, abituati, come dire, al fatto che nella nostra regione la differenza l'ha sempre fatta il turismo e l'export, alimentare la domanda interna sarebbe elemento fondamentale, insieme a garantire ovviamente una vita migliore per tutti i cittadini, perché potrebbero essere ovviamente impiegati non solo ovviamente nella sanità, ma penso anche alle questioni della cura e del rispetto dell'ambiente, tema
tema molto importante in questa fase. Allora, io penso che questi temi debbano essere i temi che possono fare la differenza. Penso anche che l'idea del mercato che regola tutto, come dicevo all'inizio, è un'idea fallita, ma penso anche che noi abbiamo delle condizioni oggi che sono condizioni irripetibili dal punto di vista, ovviamente, non solo dell'allentamento dei vincoli che vengono dall'Europa, no? Quindi del patto di stabilità per quanto riguarda gli investimenti e anche dei numerosi sostegni, strumenti che vadano a sostegno. I soldi, noi vediamo come sarà, ma i soldi a disposizione, i soldi e sono tanti, però bisogna, come dire, come qualcuno diceva, il tempo non è indifferente. Quindi noi, come dire, bisogna sapere, bisogna ragionare del fatto che il momento è oggi e quindi bisogna affrontare questo momento con una pianificazione, con una capacità di progettazione, sapendo quali possono essere, appunto, io ne ho indicati alcuni, gli elementi prioritari su cui intervenire e soprattutto stabilendo quelle priorità che possono avere un effetto moltiplicatore in termini di visione e anche in termini di occupazione e di occupazione di qualità, perché questo significa far ripartire l'economia. Far ripartire l'economia significa far ripartire le imprese e con le imprese il lavoro di qualità e far ripartire anche gli investimenti, perché è evidente che se non c'è un'idea di prospettiva, non c'è un'idea di futuro, c'è probabilmente un'idea comunque di attenzione anche a quello che mettiamo in campo. Io vorrei però aggiungere un elemento. Noi, perché mi sembra un po' dimenticato, no, nei nostri ragionamenti, noi abbiamo sottoscritto circa un anno fa con la Regione Toscana un patto per lo sviluppo, dove le priorità per la ripartenza del nostro paese e, come dire, non solo la ripartenza in termini di grandi opere strategiche per la nostra regione, e anche ripartenza sul piano dell'occupazione, perché quel piano di sviluppo portava infrastrutture e portava ovviamente anche occupazione e occupazione di qualità. Allora, io credo che rispetto ad altre regioni, si faceva riferimento nelle slide presentate alle regioni che soffrono di più, noi siamo dietro solo alle Marche, mi sembra di aver compreso, e però noi vorrei dire che siamo da questo punto di vista avvantaggiati, perché noi abbiamo condiviso un patto importante per lo sviluppo, l'abbiamo risottoscritto con un preliminare il 18 d'aprile scorso durante la fase della crisi, dove abbiamo, come dire, ripuntualizzato quali sono i riferimenti strategici, cioè i progetti strategici per far ripartire la nostra regione. Io credo che noi bisogna partire esattamente da quel momento lì e stabilire anche il fatto che le priorità sono già scritte, che non possiamo pensare che la nostra regione, siccome affronterà una fase che è quella delle elezioni, si debba aspettare al dopo elezioni, perché, come dicevo, il tema del tempo non è una variabile indipendente, il tempo è ora e non domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Io credo che noi, il nostro vantaggio è quello di avere già condiviso quel documento importante. Forse noi abbiamo bisogno di provare a coniugare meglio anche la capacità che abbiamo provato a mettere in campo, ovviamente nella fase della crisi più acuta, anche nel rapporto con la regione, con una come dire, visione anche un po' più strategica, e soprattutto abbiamo bisogno di integrare le conoscenze, come dire, la realtà di ognuno delle organizzazioni e anche di rappresentanza, perché diventa ovviamente fondamentale, le competenze e anche le lavorazioni come quelle che fa e che ha fatto anche durante tutto questo periodo, ovviamente IRPET, rispetto a tutto il nostro sistema, che è un sistema comunque complesso. Io penso che questo è l'elemento che, come dire, che, no, che ci può far
un passo in avanti rispetto a un'idea, come dire, di futuro diverso per la nostra regione. Ovviamente questo elemento è un elemento che, come dire, bisogna che sia però, cioè che gli attori, diciamo così, condividano alcuni punti fondamentali, a partire dal fatto, a partire come dire, da un'idea condivisa che il modello che abbiamo conosciuto è un modello, a mio avviso, superato. Guardate, noi non possiamo pensare che abbiamo una regione e che continuiamo a lavorare nei confronti di una regione, a mettere in campo delle azioni dove gli unici elementi di traino forti sono il turismo e l'export. Noi abbiamo bisogno di toccare le leve che producano una diversità anche, no? Voglio dire, rispetto all'attività e alla produzione di questo paese. Allora, il turismo, sì, fattore importante, ma forse bisogna ripensare anche ad altri turismi. Bisogna cominciare a fare, come dire, a coniugare maggiormente il tema dell'ambiente, della produzione che si fa in quell'ambiente e del che questo può avere col sistema del turismo, all'ambiente naturale, perché poi c'è un tema anche rispetto alla vivibilità delle nostre città. Noi abbiamo parlato poco di quello che è successo, voglio dire, abbiamo parlato molto prima, ovviamente, di quello che è successo durante la crisi e che ha visto purtroppo anche la morte di tante persone. Ma le nostre città sono a misura di anziano? Io penso di no. Allora, ripensare la vivibilità, ripensare, come dire, il trasporto, no? Ripensare le città dando delle risposte anche ai cittadini, non solo giovani, ma anche a quelli che anziani. Collegare, quindi, cioè, c'è bisogno di un'idea strategica che abbia anche delle caratteristiche, come di trasversalità nei vari settori per poter dare delle risposte. Io penso che queste siano le leve, ma per fare questo bisogna, come dire, provare a governare anche i processi che si aprono in questa fase. Il sindacato, lo dico, come dire, a partire da quelli che riguardano il tema dell'innovazione, il sindacato è pronto a fare questa, a raccogliere questa sfida. Io non so se siamo tutti pronti allo stesso modo, però questa è una sfida che bisognerebbe raccogliere, che è quella appunto del governo dei processi. Credo che il momento davvero è ora. Quindi, come dire, io mi auguro che la responsabilità stia alla base di tutto e che la classe dirigente del paese, quindi ci metto la politica, le associazioni di impresa, il sindacato e tutti, scuola, formazione, penso che siano, come dire, l'elemento fondamentale che possano fare, raccogliere la sfida e fare quel salto di qualità necessario alla nostra regione, ma anche, se posso dire, al nostro paese, perché non è indifferente quello che avviene sul piano nazionale e come la Toscana può appunto attaccarsi o meno su quello che verrà deciso sul piano nazionale. Grazie. Grazie, ringrazio la segretaria generale della CISL. Passo la parola a Giovanni Battista Donati, presidente Confartigianato Imprese Toscane. Grazie. Ho sentito tantissime cose, come sempre, ma facciamo una specie di piccolo, non riassunto, ma deduzioni. Intanto pensiamo a tutti coloro che il Covid ci ha portato via, quindi a un pensiero anche a questa tragedia che ha portato via tantissime persone in Italia e nel mondo, che in Toscana forse ha toccato meno che in altre province, che in altre regioni, ma che dal punto di vista economico ha colpito tutti duramente in tutte le regioni. Ora, noi siamo usciti dalla crisi, se ne è parlato finora del 2009, siamo cresciuti in questo periodo molto poco, anche se in misura maggiore rispetto a qualche altra regione italiana, e tutto questo, cosa ci ha aiutato? Qualcuno ora si diceva che il turismo non c'è soltanto il turismo e le esportazioni, però per ora ci ha aiutato moltissimo tutto ciò che significa
accoglienza, tutto ciò che significa made in Tuscany, tutto ciò che significa esportazione. E con una produzione di assoluto livello nel settore moda, nel lusso, nel farmaceutico, nell'alimentare e molti altri settori che hanno contribuito in questo periodo a far crescere la nostra regione. Ora, non è detto che questo basti, assolutamente no, ma ora siamo in un momento assolutamente eccezionale. Spesso sento parlare come in modo molto più formale, molto più teorico e ideologico. Forse anche per questo l'Europa sì, ci darà tanti soldi, ma vuole tante condizioni, per il semplice motivo che ci sarà un motivo per cui siamo cresciuti meno di tutti gli altri paesi europei e perché dopo il rimbalzo del prossimo anno si pensa di crescere ancora meno. E qualcuno se lo potrà porre questa domanda. Noi siamo superiori al sistema, quindi questo ci è dovuto. Dei problemi ci sono dei problemi di quasi astio verso l'industria, verso il commercio, l'industria. E in Italia è un paese, non siamo l'Inghilterra del dopo impero ormai finanziarizzata, noi siamo ancora la seconda potenza industriale d'Europa e facciamo viaggiare il nostro manifatturiero e tutto ciò che è insieme a loro per poter dare un futuro. E di questi tempi il problema è che la pandemia ha colpito anche i mercati esterni. Sento parlare come se noi l'Italia fosse un paese unico. Noi siamo in un mondo globalizzato, se posso dire siamo contenti, non contenti, sovranisti, antisovranisti. Noi si vive in un mondo globalizzato. Oggi come oggi i nostri prodotti sono bloccati non solo perché ora noi si sta parlando di Covid in Italia e il ribasso, ma nel mondo sono i giorni in cui in cui il Covid colpisce più persone, in cui ci sono ancora migliaia di morti. E questo significa tanti lockdown in giro per il mondo, ma questo significa che spesso e volentieri non soltanto non si vende, ma non si può neanche spedire, non si può neanche trovare delle soluzioni per poter portare i nostri beni nei mercati internazionali. Questo oltretutto poi dà un problema grossissimo, il problema in cui la gente ha paura del futuro. Mi sembra una cosa logica. In un momento complicato, difficile, con un calo del PIL mai sentito, in cui aumenta i depositi nelle banche, ma non i depositi come investimenti, il breve termine. La gente ha paura a spendere più dell'indispensabile perché ha paura del futuro. E questo sì, ci dovrebbe fare molto riflettere. Perché il sovrapporsi della crisi interna, della crisi globale, potrebbe portare, quando finirà la cassa integrazione, quando finirà l'impossibilità di licenziare, può portare anche dei problemi sociali, anche in Toscana. Noi si dice che però questa cosa può essere un'opportunità, ma un'opportunità può essere, ma l'opportunità se tutto il paese cresce insieme. Cioè, abbiamo bisogno di un sistema pubblico, amministrativo, giudiziario, che lavori in tempi certi, che dia procedure certe. Nel momento stesso della crisi, l'hanno parlato qualcosa prima, si è parlato di provvedimenti da 500 pagine, 280 decreti attuativi, cose per cui ci voleva l'interprete. Facilmente anche questo è un modo di far lavorare la gente, perché chi interpreta le leggi e chi aiuta il nostro sistema, però è un costo, magari ci vive, a cominciare da tutto il sistema. Ma noi invece dobbiamo
semplificare, essere in brevissimo tempo, essere in grado di realizzare infrastrutture digitali e non digitali che possono mettere in moto. Non si può soltanto dare soldi, elicottermene, money, perché poi, come ho detto prima, per la paura del futuro piglia i soldi invece di spendere le mette lì per il futuro. Noi dobbiamo trovare il sistema, che non ci vuole 15 anni, come ha detto qualcuno prima, per fare un'opera. La cosa eccezionale è stata, mi sembra, neanche le vecchie telenovelas, le cose, per dire il trasporto locale, quant'è, 5 anni, 6 anni che sono in tribunale per poter dirimere, continuano anche oggi come oggi, non c'è nessuna lavoro perché non ci sia un numero infinito di ricorsi. Ora, la Toscana è fatta di piccole imprese. Queste piccole imprese hanno fatto conoscere spesso e volentieri attraverso il nome Toscana i nostri prodotti nel mondo, che essendo però prodotti di lusso sono stati quelli più colpiti in questo primo momento, e chiaramente, ma le piccole imprese hanno bisogno di una produzione, e i nostri distretti molto forti, anche se non sono più di moda, ma che sono forti e sono grandi distretti di esportazione e sono la spina dorsale dei nostri territori. Hanno bisogno assolutamente di avere una semplificazione su tutto il tipo di procedure, sul tipo di crediti, di riuscire a recuperare i propri crediti, di riuscire ad avere un rapporto con lo Stato e con la Regione meno ideologico e più pratico. Nessuno vuole, ogni volta che si fa qualcosa, si deve discutere di come è fatto il mondo, se la terra è piatta, come qualcuno ancora crede. Quindi queste imprese hanno assolutamente bisogno di semplificazioni, perché altrimenti si sta intanto, spero che non arrivi la seconda ondata, perché altrimenti diventa quasi impossibile. Ma come minimo noi dobbiamo impegnarci, Regione, Stato e tutto il sistema, perché non è lo Stato, il sistema anche della solidarietà. Una volta tanto che smettiamo di tirar fuori le nostre ideologie, non possiamo smettere di tirar fuori i nostri interessi, perché ognuno ha interessi particolari, ma cerchiamo di avere la possibilità o la voglia di mediare su questi interessi per poter dare la possibilità a coloro che mandano avanti questo paese, che sono le nostre aziende e i loro dipendenti, di lavorare e produrre senza dover perdere metà del tempo a capire quello, come, non cosa devono produrre, perché in quello sono bravissimi, ma le leggi, le regole, le sottoregole, la cosa che in Italia, poi un paese, poi si dice non ci vuole riforme, un paese che ha 160.000 leggi rispetto alla media europea di 10.000 leggi, alla Germania che ne ha 5.000, e qui vuol dire tutto. La nostra pandemia, che non passerà mai, è questa qui. Io spero che la pandemia terrificante che ci ha colpito, e lo dice uno che con gli anni, quando usciva, tutti dicevano, oh, con questi anni che dove vai al giro? E io ancora ho un'azienda e quindi lavoro, però lo dice uno che la vera pandemia è il modo, se non si cambia l'Italia, non si cambia tutto, e la nostra regione in tutte le cose. Sicuramente la pandemia ci farà molto più male che agli altri, e dobbiamo guardare come Toscana, non soltanto la pandemia che passa in Italia, ma la pandemia che ancora nel mondo è molto forte. Grazie. E grazie a tutti per il lavoro che ha fatto come tutti gli anni. Grazie Donati. Ora passerei
la parola a Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, per avere un po' il polso delle categorie del commercio e del turismo, che sono tra le principali categorie colpite, diciamo, in questa fase di epidemia. Gronchi c'è? Sì, certo, pronto. Perfetto, benissimo. Buongiorno, grazie, perché la fotografia di questa mattina è assolutamente autorevole e precisa, insomma, racconta molto di quello che è accaduto, di quello che anche gli scenari che avete fatto ci lasciano come riflessione sul tavolo, perché sia l'ipotesi di PIL, da un lato, mi ha colpito molto lo scenario sul mondo del lavoro, il 40% di lavoratori fra dipendenti e indipendenti della nostra regione che percepiscono in qualche maniera un intervento di sostegno al reddito, racconta il bisogno di fare delle scelte. E dall'altro, credo sia importante la fotografia fatta da Banca d'Italia sulla fiducia complessiva nel sistema delle imprese. Ed infine, condivido moltissimo la riflessione fatta dalla Camera di Commercio, dal segretario Salvini, sul tema degli investimenti e sull'impatto che la fiducia, quello che sta accadendo sui consumi. Detto questo, quindi non voglio aggiungere ulteriori dati, se non qualcuno che però ci serve a fare una fotografia, credo sia più importante nell'economia di questa mattina provare a fare una riflessione senza avventurarsi nel fare l'economista dell'ultima ora. Insomma, siamo passati da essere tutti cuochi prima del Covid, tutti virologi, adesso tutti economisti. Vorrei evitare quantomeno io di fare questa cosa, ma provare a tracciare invece un orizzonte di breve periodo che ci permette di leggere che cosa accade. Ma una cosa è accaduta, niente a che vedere di quello che è successo in questi mesi con la storia del passato, né la crisi del 29, né le crisi petrolifere degli anni 70 e 80, e tantomeno la crisi del 2008, o quelle finanziarie che abbiamo conosciuto in conseguenza, assomigliano nemmeno lontanamente a quello che è avvenuto. Adesso questo è uno shock economico e sociale per il quale non eravamo attrezzati. Questo, quello che è accaduto, che sta accadendo, ad esempio, certifica come l'interconnessione economica globale sia un elemento che ha da un lato un valore, ma dall'altro in momenti difficili presenta un disvalore, perché stiamo percependo in tutti i settori della produzione, dal commercio, passando al turismo, come l'interconnessione globale sia un elemento che in queste settimane sta scaricando sul sistema economico globale tutti i suoi effetti più negativi. Io non sono convinto che il turismo e l'export siano elementi di disvalore per la nostra regione. Anzi, io penso l'opposto. Condivido però, per esempio, il tema della strategicità delle scelte che dobbiamo fare. Oggi abbiamo assistito al fatto che l'export di una regione come la nostra, che per anni ha permesso di salvarci, i vari resoconti dell'IRPEF ogni anno in qualche modo lo certificavano, oggi sia un elemento complicato perché, tanto per citare alcuni dei paesi più in difficoltà in questo momento, la Cina e l'America sono a loro volta sia mercati sia paesi produttori, ovviamente con differenze anche marcate, ma per alcuni settori, per esempio le cornici della meccanica, il mercato americano è fondamentale, per altri come la moda, il mercato cinese è assolutamente strategico. Ecco, oggi stiamo assistendo ad una costruzione di valore che purtroppo deve fare a meno di un elemento di economia mondiale che in qualche modo in Toscana ci ha permesso di sopravvivere. Allora il tema comincia a diventare altro rispetto alla discussione che abbiamo fatto nel corso di questi anni in questa regione, ma anche a livello paese. L'altro elemento però che vorrei mettere sul tavolo è come abbiamo scelto di reagire a questo shock, e poi proviamo a fare una riflessione. L'Italia ha scelto una strada, che è quella di intervenire con risorse importanti per il sostegno al reddito, lavoratori autonomi, con alcune scelte, non tutte, insomma, alcune discutibili, ma insomma, importanti invece dal lato dei lavoratori autonomi. Stiamo assistendo ad una iniezione potente di liquidità con grandi problemi. Non voglio nascondere niente dietro a un dito, perché il tema della cassa integrazione, del fissi, di quello ordinario che non arrivava, degli errori fatti nella burocratizzazione anche dei recenti interventi, sono tutti lì sullo sfondo. Ma il Paese ha scelto una scelta politica forte di
sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti in particolar modo, scegliendo dal lato di sostenere le imprese attraverso un'iniezione indiretta di liquidità. È stato fatto prima un lavoro sulle garanzie e poi un lavoro sugli interventi economici, secondo me invertendo l'ordine delle priorità, perché prima si aiutano le imprese, poi si dà credito per gli investimenti, ma tant'è. Oggi siamo in una situazione in cui le imprese del nostro paese hanno sul tavolo tutto il pacchetto di strumenti possibili. Assolutamente insufficiente per certi versi, complicatissimo per altri, ma questo è quello che abbiamo sul tavolo. Quindi l'Italia ha scelto di intervenire come poteva nel breve termine. Qual è il difetto più clamoroso che stiamo scontando? L'averlo fatto a debito, il nostro è un paese abbondantemente indebitato, quindi anche gli interventi non sono stati immediati, come per esempio in altri paesi europei, come la Germania, ma abbiamo dovuto chiedere di poter fare un nuovo debito per intervenire verso le imprese, e dall'altro, questa volta è nudo. La burocrazia è stata pesantissima, lo ricordava, se non sbaglio, il tuo ciclone, nel far atterrare le scelte fatte a livello governativo sull'economia reale, quindi stiamo scontando mesi in cui la protesta e le difficoltà delle imprese paradossalmente sono cresciute nonostante gli interventi fossero massicci e fossero importanti. Terzo elemento, e poi almeno chiudo queste tre fotografie che ho voluto fare in maniera molto veloce, riguarda i numeri della nostra regione. I 3 mesi di lockdown imposti hanno significato una perdita del valore secco per l'economia toscana legata al mondo del commercio, del turismo e dei servizi per oltre 2,2 miliardi di PIL. 1,100 nel mondo della ristorazione food e similare, 500 milioni circa per il ricettivo, 500 milioni circa per il settore moda. Altro numero che secondo me vale la pena citare riguarda il turismo, che in Toscana vale circa il 16% rispetto al 12% della media nazionale. Io sono fra quelli che da qualche anno dice che il turismo della nostra regione è un grande valore, ma deve essere anche oggetto di una grande riflessione se vuol continuare a contribuire allo sviluppo di questa regione e trasformarsi, cioè, da rendita, che è il percorso che ha fatto negli ultimi 10-15 anni, ad essere nuovamente, come è stato negli anni 80, 90, 2000, motore di sviluppo. Ecco, al netto di questa riflessione, però, il turismo ha segnato meno 8 milioni di pernottamenti nei primi 5 mesi dell'anno, altri 6 circa nei prossimi 2-3 mesi, segnando il passo in una regione in cui l'economia, sia diretta, ricordava il presidente Donati, sia indiretta del turismo, ha un valore altissimo. Queste tre fotografie ci raccontano come è intervenuto lo stato di shock dell'economia reale, del mondo sociale in cui siamo immersi, e anche poi i numeri della nostra regione. Allora, credo che la riflessione che dobbiamo fare oggi, senza avventurarci, utilizzando i dati come leva di riflessione, sia quella che ci pone di fronte all'obiettivo di medio periodo. Noi siamo preoccupati molto, devo essere onesto, dell'effetto di breve periodo che arriverà sull'economia reale. Siamo paradossalmente tornati nella fase in cui, al netto di alcune sacche di difficoltà reali, circola l'idea dell'andrà tutto bene. Ecco, io credo che non andrà tutto bene, perché in queste settimane stanno arrivando gli ordinativi nella filiera della produzione, del settore moda, delle costruzioni, dell'apilio, piuttosto che altro, che hanno bisogno di alcuni tempi per essere operativi, e sono flussi di ordinazioni che viaggiano fra almeno 40 e 50%. Questo avrà un impatto forte in autunno sulla produzione, questo avrà un impatto forte sull'occupazione. Il dato che vedremo da qui alla fine dell'anno sui nuovi occupati, sul mantenimento dopo gli interventi di sostegno al reddito, rischia di essere un conto pesantissimo, per il quale io ho la sensazione che in regioni come la nostra non siamo preparati ad assorbire il colpo. Questo avrà riflessi pesanti sui consumi, sulla quantità e sulla qualità dei consumi, e indirettamente sulla quantità e sulla qualità dell'offerta commerciale, turistica, ricettiva, enogastronomica, eccetera, delle nostre città. Allora, qui ce la giochiamo. Le scelte che faremo da qui ai prossimi 3 mesi, consapevoli che siamo in campagna elettorale, consapevoli che ci sarà una trattativa con l'Europa in un certo modo. Allora, le scelte che faremo nei prossimi 2 o 3 mesi decideranno se la nostra regione, in parte il nostro paese, avrà la capacità di stare in questo nuovo scenario
che sta arrivando, perché poi potremo tranquillamente dare la colpa ai nuovi focolai, alla nostra incapacità di stare sul mercato, potremo dare la colpa a tutto quello che vorremmo, ma quello che decideremo in queste settimane sarà dirimente, su due livelli, e chiudo il ragionamento, almeno cerco di non farla troppo lunga, sul livello prettamente locale. Fra un'oretta, poco più, avremo l'ennesima riunione con la Regione su alcuni temi legati agli interventi economici, quello che si sta prefigurando sono interventi importanti della nostra Regione, che è stata fino ad oggi, credo intelligentemente, alla finestra sul fronte degli interventi, concentrando molto del lavoro fatto sulle scelte sanitarie, sulla tenuta di una Regione che ha dimostrato la capacità di governo di questa crisi sanitaria. Oggi però siamo di fronte ad una scelta che deve essere quella di portare verso gli investimenti questa Regione, di sostenerli, che siano interventi indiretti sul credito, che siano interventi sull'economia reale, sull'innovazione che abbiamo chiesto tutti, piuttosto che interventi sul sviluppo, sulla rimessa in campo di investimenti privati e pubblici. Ma oggi, o quantomeno nei prossimi giorni, capiremo quanto la Toscana sarà all'altezza di fare il proprio pezzo di strada. E lo dico perché siamo all'ultimo miglio. Il 4 di agosto avremo l'ultima giunta, quindi le ultime scelte ufficiali, poi infileremo pari pari in piena campagna elettorale. Quindi mi aspetto molto, ci aspettiamo molto dalle scelte di questi giorni. Ma ancora più importante, e chiudo davvero, riguarderà le scelte dell'autunno. Noi in Italia scontiamo i nostri tre problemi storici, cosa che gli altri non hanno, o quantomeno ci differenziano, nel male sicuramente, per alcuni versi anche nel bene, insomma diciamo che i problemi sono a saldo negativo in questo momento. L'instabilità politica, in questo paese l'instabilità politica ha portato negli ultimi 20 anni a scelte di breve termine, non c'è più stato un governo che abbia avuto una durata tale, che abbia avuto anche la forza di fare scelte di investimento e di proiezione di questo paese nel medio-lungo periodo. Ecco, io credo che non possiamo permettercelo, e questa volta i rischi che corriamo sono veramente forti. E voglio vedere quale governo avrà la forza, qualunque, di fare scelte di bilancio per la legge di bilancio del 2021 a fronte di indebitamento nuovo che abbiamo già fatto per 88 miliardi. Che sono sostanzialmente la somma degli interventi fatti negli ultimi tempi a fronte di nuovo debito. Ed è il secondo tema, il debito pubblico. Noi infileremo mediamente, ricordava Stefano Casini, in uno scenario in cui ci muoveremo nell'economia globale con un livello di indebitamento che viaggerà fra il 160 e il 170% del PIL che cominciamo ogni anno nel nostro paese. Questo è un effetto collaterale, non è l'influente, non è solo debito. Porta con sé interessi che già oggi erano intorno ai 90 miliardi l'anno, che il nostro paese pagava ai nostri creditori, che aumenteranno gioco forza nei prossimi mesi, sperando che il tasso di interesse rimangano stabili se la BCE continuerà con i propri interventi, altrimenti rischiamo ancora peggio l'osso del collo. Ed infine il tema della burocrazia. Ecco, non aggiungo niente, il Presidente Donati l'ha ricordato molto bene, anche altri colleghi lo hanno fatto, ma sono i tre nostri grandi problemi, le tre nostre spine del fianco. Allora, con questo carico che abbiamo sul tavolo, con lo shock economico e sociale che stiamo affrontando e con l'opportunità che una finestra che resterà aperta di qualche mese, di avere risorse europee importanti e pesanti, io credo che se sbagliamo le scelte nei prossimi mesi pagheremo un conto pesantissimo, e lo pagheremo noi, lo pagheranno i nostri figli, lo pagherà il paese, lo pagheranno le imprese, lo pagheranno tutti coloro che hanno a che fare con un paese che vorrebbe continuare a stare fra i grandi del mondo. Ma rischiamo veramente tanto, perché non siamo preparati, lo penso sinceramente, ad affrontare questo tipo di shock, e non abbiamo nemmeno l'attrezzatura, lo stiamo in parte dimostrando. Quindi vorrei chiudere con un appello. Tutti noi, chi come l'IRP, la Camera di Commercio, Banca d'Italia, hanno fatto la fotografia, ma chi come noi, mi riferisco all'associazione che li rappresenta, ha responsabilità di scelte, di indirizzo, di spinta, deve fare oggi un grande salto di qualità di visione. Se anche la rappresentanza gioca alla meno
e si allinea a un percorso di breve termine in cui la politica, la campagna elettorale ci sta trascinando, io credo che questa volta il conto che pagheremo sarà molto pesante, quindi spero che questa fase ci serva non per trasformarla in un'opportunità, non sono fra quelli che canta sui balconi, ma nel farci fare un grande bagno di realismo nel cercare di costruire soluzioni possibili e sostenibili per tutti. Grazie Nico Gronchi. Passo la parola a Luca Tonini, presidente della CNA, che ringrazio anche per aver così pazientemente atteso il proprio turno. Prego. Io ringrazio voi e ringrazio Luca per averci invitato. Sarò veramente molto molto breve perché i relatori che mi hanno preceduto ovviamente hanno detto tutto quello che c'è da dire e con la sostanza, come ricordava l'amico Nico Gronchi, fra pochissimo tempo inizia un'altra videoconferenza con la Regione in materia del credito e nuovamente ripartiamo a dialogare sulle problematiche create da questa crisi, da questo lockdown, da questo coronavirus. Nel pomeriggio in Palazzo Vecchio ci saranno gli stati generali, come questi stati generali del turismo, alla presenza della sottosegretaria Bonaccorsi, anche lì per fare un po' il punto della situazione. Ma io voglio partire un po' da una realtà, da una problematica e sottolineare una situazione che a me sta molto a cuore, per un po' a tutti gli altri colleghi, produttori o responsabili dei sindacati che mi hanno preceduto. Quello che sarà il problema che nella dopo pausa estiva, sempre che ci sia qualcuno che possa permettersi di fare la pausa estiva, vorrei semplicemente dire che a Firenze 2.000 imprese e 20.000 lavoratori, 2.000 imprese ne hanno fatto richiesta e 20.000 lavoratori sono in attesa di risposta di più di 3.000 le richieste accettate per quanto riguarda le non pagate la cassa in Firenze. Il mondo dell'artigianato ha 16.500 lavoratori che da aprile non vedono un centesimo di ammortizzatori sociali. E ci sono fra queste molte pratiche, questa è una bella, che saranno decadute per domande errate nella compilazione. Cioè, questo ci mette di fronte a una situazione veramente complicata, difficile, da poter sopportare da qui ai prossimi 3 mesi. Aveva ragione prima Nico dicendo le scelte che andremo a fare nei prossimi 3 mesi saranno veramente importanti, perché si parla di consumi. Con dati di questo genere, che sono dati inerenti all'area metropolitana, ma si potrebbe ampliare a tutta la città, non soltanto anche a livello nazionale, e avrebbero una cassa di finanza ancora maggiore, quello che sarà veramente la preoccupazione dei prossimi mesi sarà il rischio di uno scontro sociale veramente senza precedenti. Prima con i dati, i numeri che con molta attenzione, con qualità, come sempre dice, come tutti gli anni ci sottopone, sono paragonabili a quelli del 1943-1944, ma ricordiamoci che il 43-44 eravamo ancora in piena seconda guerra mondiale. Per cui la situazione veramente è complessa, con lo scontro sociale, le problematiche di famiglie che devono, dipendenti, che per noi sono veramente il nostro patrimonio, la nostra forza, per noi artigiani. Cioè per il mondo dell'artigianato il dipendente fa parte della famiglia stessa dell'imprenditore, non è una realtà a sé stante, è importante, è la stessa famiglia, si vive insieme, si soffre insieme, si va avanti, si gioisce nella stessa maniera. Questo sarà, credo, il grande problema. L'altro problema importante sarà il mondo del credito, perché se non si inizia a trovare la maniera di mettere liquidità nelle aziende, prima la Camera di Commercio parlava di 950 iscrizioni in meno rispetto negli ultimi 5 mesi, è ovvio perché la sfiducia, come tanti altri lavoratori hanno continuato, del futuro non mette certo nella condizione di andare ad aprire aziende
e chi ha qualche fondo da parte, perché non si riesce veramente a capire e sapere cosa succederà da qui al prossimo autunno, da qui alla fine dell'anno. Siamo di fronte veramente a un'opportunità, è stato già accennato qui qualche precedente, un'opportunità molto importante, ma non è tanto un'opportunità per una riapertura, un rilancio di quello che è la nostra economia o le nostre aziende. È un'opportunità che il mondo politico ha e tutti noi che rappresentiamo le associazioni di categoria, per cui tutti i secondi con il quale il mondo politico si deve rapportare, abbiamo di fronte a noi. Quello che è successo in questo lockdown, in questa pandemia, ci ha messo di fronte a quello che sono le problematiche delle necessità. Se non lo hanno detto in diversi, lo ricordiamo. Se non andiamo a delle riforme strutturali importanti e andiamo a sburocratizzare e semplificare le procedure di questo paese, veramente è inutile stare a parlare, a leggere i numeri, a piangersi addosso per quello che dovrà succedere. Credo e spero che la politica abbia capito cosa è successo e le opportunità che ha bisogno. Mettete a fine le battaglie interne, per una volta si metta a fianco dei cittadini, capisca esattamente quelle che sono le problematiche dei cittadini, quelle che sono la vita di tutti i giorni, la realtà, quello che tutti noi dalla mattina alla sera, chi è per un imprenditore, chi è un dipendente, viviamo. Non devono continuare a voltarsi dall'altra parte e far finta di essere a distanza da quella che è la base del paese. E su questo devono tornare veramente a dialogare, a farsi capire, ma soprattutto ad ascoltare quello che i cittadini, quello che i sindacati, le associazioni di categoria, il mondo reale sta lanciando un messaggio. Non possono sempre essere distratti e attivi. Emissioni di liquidità, garanzie, però poi alla fine vorrei vedere a chi è arrivato 25.000 euro, le garanzie per i finanziamenti superiori che comunque non arrivano o probabilmente non arriveranno mai, le difficoltà che stiamo vivendo nelle nostre aziende e nel mondo di tutti i giorni, è veramente difficile. Di cui sono di fronte la politica, in questo caso parlando della missione fiscale, noi ci stiamo avvicinando a una tornata elettorale molto importante che ci sarà il 20 di settembre, e il governatorato da quest'anno sono già iniziati faccia a faccia tra i candidati di maggiore importanza del centro-sinistra e del centro-destra. Si ritorna a riparlare, ormai è una roulette che periodicamente ritorna sul piatto tranquillamente, l'aeroporto, i termovalorizzatori, il sottopasso della stazione dell'alta velocità di Firenze. Per questo vorrei aprire e chiudere velocemente una parentesi: il sottopasso della stazione di Firenze metterebbe nella condizione soltanto di rispettare voi e portare finalmente a fine quei lavori, ma mettere nella condizione di che Firenze rimanga tra le grandi città occupate dall'alta velocità, perché se continuiamo ad andare avanti così già molti treni non si fermano, non ce ne saranno di più, che vanno dritti rispetto a fermarsi a Firenze, ma ci metterebbe nella condizione, parlando anche di infrastrutture, di liberare i binari di superficie a vantaggio di quello che è il trasporto dei pendolari, degli studenti, delle realtà a livello regionale. Questo all'interno di queste grandi chiacchierate che i politici continueranno a fare, noi sottoporremo sempre le nostre istanze. Ci sono ovviamente le grandi, la partenza dei cantieri. Vorrei toccare velocemente il mondo dell'edilizia, che era già all'interno di quella che era la crisi del 2008 e ancora non era uscita, e con questa realtà continua a non si muovere. Il 110% dell'ultimo decreto, per adesso, anziché rilanciarla, l'edilizia e l'impiantistica la sta ovviamente bloccando, anche perché doveva essere attuato dal 1 luglio, ma mancano dei decreti attuativi, per cui anche questo l'aspetto della sistemazione, le banche non sono pronte, non fanno ancora
come si devono muovere. Questo è quello che abbiamo sul tavolo, una politica distratta, non sempre vicina al mondo reale e non sempre vicina ai cittadini. Mi fermo qui perché veramente ci sarebbe ancora molto da dire, ma non è tarda e gli altri colleghi, non so se qualcuno deve ancora intervenire successivamente, probabilmente. Ringrazio voi del BIT per questo servizio. Ringrazio colleghi e auguro una buona giornata. Bene, ringrazio tutti i partecipanti, spero che sia stata una giornata utile, un'utile occasione per comprendere e condividere, diciamo, tanto l'analisi dei tempi, ma soprattutto l'urgenza, appunto, di interventi necessari per ripartire, per rimodellare, diciamo, il nostro sistema economico e sociale, che mi sembra un po' il messaggio di tutti gli interventi. Vi comunico che sul sito troverete disponibili tutti i materiali del convegno e auguro anche a nome del direttore a tutti una buona giornata, soprattutto, diciamo, buon lavoro, perché, diciamo, ne abbiamo bisogno e soprattutto l'estate ci porti un miglioramento del quadro economico e la consapevolezza, riprendo una sollecitazione fatta da molti, dell'urgenza, diciamo, del momento, e la speranza che le classi dirigenti, lo diceva la segretaria CGIL Angelini, siano in grado di raccogliere questa sfida che abbiamo davanti. Grazie davvero a tutti e buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti.